Eccoci qui, Buonasera, buonasera e buonasera. benvenuti a tutti ragazzi, come state? Allora, togliamo sta musichetta Qua d'altro connessione che. persa, perfetto. Quindi Perfetto, benissimo. iniziamo alla Ottimo. grande, buonasera e benvenuti a tutti, come Ah, anche state? a me. Ah, perfetto, connessione persa. Sì, l'abbiamo persa entrambi, che Abbiamo genio. perso, vabbè, stavamo collegati da Buongiorno. troppo tempo, ci sta, ci sta. Buongiorno, buongiorno. Aspetto il tuo Allora, invito. eccoci qui, pronti, pronti. Allora, prontissimo. Vengo a metterti le moto Ah, vuoi anch'io. ritornare alla sessione precedente? Mi ha chiesto. Ho detto sì. Ah, sì? Sì, me l'ha chiesto. Oh, un Boh, raga. ascoletamento anche di qua. Mi aspettavo le poppe, però, Stavo prima sotto quello, onestamente, posso dire. Cioè, mi è capitato prima quello. eh? E Allora, quindi. eccoci qua. Invito inviato. Che bello, tornando alla serata pirata. Piratiamo tutti insieme per i mari. Io non so se ho. Stesso che cosa? Dovresti mandarmi l'invito, ho il Te timore. l'ho mandato. Ah, non l'avevo mica capito io. Non l'avevo mica capita sta cosa. Scusate, raga. E cosa è successo? Dice il È gatto no successo? signal. Eh? A te dice il gatto no signal, vedo dalla tua Ma live. tanto non è legato, è questa la cosa. Ah, ok, a posto. È fake Allora. perché non sono più sul legato in questo momento, perché appunto Microsoft Giusto. merda. Spiace dirlo in questo momento, però. Beh, se lo Sì, meritano pure dopo continua. No, la cosa di oggi. Cali, no, ti prego, vai giù, ti supplico. Gatto attack. Amore mio, ti prego, vai giù, vai giù. C'è Marti, salutino Marti! veloce, veloce a entrambi, che vada una buona live. Ciao Buona nannina, Marti, Stella. buonanotte! Tesoro, te ne vai giù. Allora. Niente, a me è Mi saltata. Mi manchi? è saltata in No, aria la live, cioè, vai giù, non la live, vai giù a Cali. Gatto attack. Che posso cliccare su salpa nel frattempo, sì? Sì. Scusate, raga, sto cercando di schiodare il gatto io. Torno presto in. Ovunque tu debba tornare. Nice. Dimmi. Ah, è live da me. Ma tesoro, nel senso mi manchi, non era un. Devi venire più spesso, è un. Mi fa piacere sentirti che qualche giorno che effettivamente non ti vedo. Raga, zero aspettative, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Però mi fa piacere vederti, Stella. Cuoricino. Allora, oggi si salpa per Monkey Island, ragazzi. Siamo pronti per andare a cercare Guybrush Threepwood? Figlia? Che io effettivamente so chi è Ovviamente. Guybrush. Tizio, spazzolatizio. Lo Lo spazzolatizio è bellissimo. spazzolatizio. No, hai Mi ragione, stiamo piace. litigando con lo scarico della cucina. Madonna, guarda, hai tutta la mia empatia. Ti Ai sono ai vicina. ai. Ti sono molto vicina. Settimana un po' a Brutta me, guarda, ti storia. Per capisco. Mood, tutti, per siamo in tutti è due. un Ti po' un mood, capisco, sì. sono vicina col pensiero e con l'animo. Vale lo stesso, forse sì, non lo so. Domani racconti, top, grande. Sapete che. Cioè, non è che mi piace sentire le vostre sventure. Raccontiamoci le cose, semplicemente. ci sta, il gossip. Il gossip sullo scarico della cucina. Un Beh, ci sta. gossip particolare. Bacini, raga. Bacini, Marta. Marta, Marta. Oh. Io non ce la posso fare, Marti. Che cazzo. Ci sei? Ah, non lo so, lui c'è, non ho idea, no, sta caricando. Ah, Ti ok. giuro. Akali, ti prego, io non vedo metà dello schermo. Io Ma non so cos'è se sei. quest'isoletta? Siamo su un'isoletta particolare, c'è una fontanella al centro. Fontanella? A C'è la fontana. me sta ancora caricando, eh. Mo che arrivi. E io sono dentro, quindi mo che arrivi, vediamo. Io Ciao vi giuro. bacini, Marti. Chi ha fatto l'ultimo aggiornamento Microsoft lo vado a prendere per i piedi. Vi giuro. L'avrà fatto con i piedi, è quello il problema. Eccoti qua, adesso ti vedo.
Ok. Ma no, sì, se non ti ricordi, e questa in realtà era forse una delle primissime isole che abbiamo visitato. Davvero, con la fontana. Sì, una dei primi, come si chiamano? Avamposti. Avamposti, si chiamano avamposti. E tu ti sei sparato, secondo me, da uno dei cannoni sulla muraglia. Addirittura. Secondo me sì, eh. Allora, Allora. votiamo per la storia. Il viaggio verso Newly Quale? Island, la prima. Eh La prima? sì. Ok. Perfetto. Penso che tu abbia l'audio attivo perché vedo una nuvoletta in testa al tuo personaggio quando parli. Eh sì. Boia. Auguri, adesso ricordarmi come si toglie. Origami underscore fairy cheered X1 Audio, qualcuno si ricorda? I don't want to go Solo to school, audio, it's a total ok. shito. I want to No, go stay roomy and sleep all day like today. YYY. boh. WAA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 
Vabbè, tranquilla, figlia. Ma no, è che non vorrei che mi sentissero doppia. No, perché io ho l'audio disattivato, quindi non ti sentono doppia. Ciao Ori, grazie mille per il bittino. No, non fare così. Ori, mi raccomando, vai a seguire pure mia figlia Rox. Quello lì da quell'altro lato, mia figlia Rox. Vada a seguire. No, non puoi rifare, no bene, già l'hai fatta da poco. Adesso ci vogliono 5 minuti per poterlo rifare. Cooldown, di culo. Il culo giù. Culo giù, esatto, culo giù. Perfetto. Come stai, Ori? È impazzita Ori, che ci vogliamo fare. Ha deciso che basta, bisogna ascoltarlo. Ma gli audio, volume generale, musica, canti, effetti. Vita sono spaziale, non attivo, output. Ma sì, non voglio ascoltarli e basta, è la mia ciurma. Devi mettere invece i cuffie, no, non c'è. Ma basta. C'è cuffie o altoparlanti? E io ti dico, amo, nessuno dei due. Cosa hai mangiato di buono? Ori, hai mangiato? Ciao, Michina! Dai, giovane... No, non lo conosco il video. Eccola lì, Michina! Anche da quest'altro lato! Ciao, Monina! Questo qua, vabbè, lo stiamo ignorando, ragazzi, perché ce lo siamo visti l'altra volta, quindi... Sì, poiché io non me lo ricordo, onestamente, è un dettaglio. È un piccolo dettaglio. È un dettaglio, io non so cosa stiamo parlando, cosa stiamo dicendo. Però, come buona stai, Monina? Buona pizza, carne insalata, top. Tu cosa hai mangiato, figlia? Non ti ho chiesto cosa hai mangiato. Io ho mangiato, sono tornata a mangiare panzerottini, boia, fritturine. Ha perso l'acqua. I panzerottini del mercoledì, ma in realtà è giovedì. Ci sta, ci sta. Io ho mangiato invece i bastoncini Findus. E i peperoncini verdi. Troppo peperoncini verdi con la salsa. Allora, le prime missioni... Sì, sì, sono top, sono top. Ma quali sono? E i peperoncini... verdi. Li fai con la salsa. È esplicativo. Sì. Allora, cosa forse Miki te lo può spiegare meglio. Stiamo andando alla nostra nave, che è qui. E stiamo andando verso Millie Island, che dovrebbe essere oltre il solito cazzo lì. Infatti. Infatti, è proprio lì, ci siamo capiti, no? Esatto. Allora. Ori, poi non sei entrata sul Telegram, eh? Non sei entrata sul Telegram. Ma niente, Moon dice che mi puoi spiegare come sono i peperoncini verdi. I peperoncini verdi, quelli soliti che facciamo con la salsa, amichina. Mi sto aggiungendo il messaggio perché me lo dava come spam, rip. Entra, entra, il link sta ancora là.
Dovresti riuscire ad Cioè, io non entrare. so se stia andando bene la mia live perché ho il gatto davanti ai dati. No, io la vedo bene comunque, tranquilla. Sì? Sì. Ci Spero vedo si senta anche fluidi. bene, onestamente, però non lo Sul so. sentire ce lo può dire Miki. Miki, come si sente la live di Rox? Vedi un po'. Catto? Origami vuole vedere il catto. Guarda. Where's catto? Vieni qui, Cali. Vieni, amore. Adesso figlia esce il catto. Ecco catto. Catto, catto. È troppo bella. Anche l'altra da sotto. Doppio Un catto. gattino. Questo è gatto mio, mi sembra bene. Sì, micio micioso, sì. E qua dietro c'è un altro gatto Ha preso a volo. che ha deciso di andarsene. Non sento il gioco però. Ah, ma non si sente molto, ti dirò. Cioè proprio in questo momento c'è solo un po' di acqua. Sì. Ah no, ma aspetta, ma sono cogliona io. No, niente, c'ha ragione. Ah, sì. Eh sì, però ho scatenato le furie, mongola. Scatenato le furie. Il gatto addosso. Ce la fai? Io devo guidare io? Che maybe. Agali! Ok, allora, spostati gentilmente, un pochino, amore mio. No, no, queste sono le mie bambine, le mie giovani bambine, vai più là. Devi sapere che in realtà Origami c'ha tre gatti. Ma Ma cosa vuoi rubarmi i miei gatti? Ne tre! dove cazzo sta Guybrush? Lo sento parlare. Aspettate, raga, devo fare una roba che ho fatto degli errori prima. Sono stata sciocca. Ah, sta lì, sta sulla sua nave. Adesso comprendo. Just married, dietro la nave, guarda lì. Chi si è appena sposato? Questa qua penso sia la nave di LeChuck. Chi è LeChuck? LeChuck Scusatemi. te lo sta raccontando in realtà. È il Sto cattivo. sistemando l'audio. È il cattivo praticamente, LeChuck. E si voleva rubare la moglie di Guybrush, praticamente. Ma la moglie quando era già moglie o la moglie quando era fidanzata? Quando era fidanzata, non era ancora. Amore mio, io però non vedo un cazzo, ti prego. Ah, no, è quest'altra la nave di LeChuck. Ok, quindi quella là era la nave di Guybrush. Quella con Just Married. Ok, forse ci abbiamo fatto a sistemare l'audio. Forse. Cali, ti prego, non vedo niente. Bravo Cato, hai visto il catito? È Oh, andato. si è Si spostato. è Gatti devono essere strunzi. Ah, voglia, guarda. Ah, voglia. già hanno conquistato il mondo. Sì, esatto. Ok, quella laggiù immagino che sia Millie Island. Che è l'isola dove dobbiamo andare. L'isola dove si svolge praticamente la maggior parte di Grazie Monkey del Island. follow. Quella è Brava una Ori, vai a cosa. seguire mia figlia. Gattito Evil. Ma Origami, te hai per forza visto, come si chiama? Il gatto con gli stivali. Perché beh, mi sono tutti i gatti del mondo, giusto? La Perché musichetta di Monkey Island, che godo! Senti invidia, senti il godo! molto carina, ma ce l'avevo effettivamente già presente. Vabbè, l'ho messa in tutte le storie in queste settimane perché, Ah sì? dovevamo fare questo cazzo di Monkey Island. Vabbè. Tutte le schedule. Me lo rubo. Basta, Origami ha detto che basta, mi ruba i gatti. No, non puoi. Sei cazzo, non devi farlo adesso. Giusto. Io raga non sto guidando però. Ok, scusate, stavo cercando.
Purtroppo, cos'è che sto facendo tutti sti bam bam bam? È perché Microsoft merda e quindi la vita è difficile, devo sistemare, ho dovuto cambiare l'applicazione da cui gioco ed è difficile. No, che bello, Rox. Ah, parcheggia là a destra. Sì, sto vedendo, sto vedendo. Io già vedo la torre dell'orologio. No, vabbè, spettacolo. Là sopra dove sta il guardiano che ci osserva. No, vabbè, andiamo. Andiamo a Mille Island. Sono gasatissimo. Let's go. Top. Là. E io non sono particolarmente commossa in codesto caso perché non conosco molto Tranquilla, tranquilla, ti la faccio storia. conoscere, ti porto alla ricerca di Monkey Island. Questa qua Ah. non è Monkey Island, ovviamente. Questa qua Ma è Millie Island, ok, e l'isola quindi? dell'inizio, dove ci stanno Ok. i tre capopirati e tutto il resto appresso, Ma io non so ok? neanche cosa sia il resto E appresso. lo scopriremo pian piano, lo E scopriremo. scopriamo pian piano, va bene. Cato Power, adios, gente, io torno alla serie TV. Cosa stai guardando? Che sono curiosa, mi sono Che persa, l'avevi serie, che detto prima, serie? forse. Ci sei, figlia? Ok, vieni Ci qua, vieni sono. qua. Allora, guarda qui. Esamina Ok. manifesto. Manifesto elettorale che incoraggia gli abitanti a rieleggere il governatore Guybrush. Quindi Guybrush è un governatore, il tizio spazzola? No. Quindi sarà una storia sua. Si legge quando... Quando sei la leggenda di Monkey Island non c'è competizione. Ok. Immagino che sia una cosa di questa storia alternativa. Che Guybrush è un pirata che cerca Monkey Island, semplicemente. E questa è la storia di base. Bullizza tu la... No, non bullizzate le persone. Non No, era fate una bravi. buona raccomandazione questa. Su Tekken. Su Tekken. Su Tekken. Allora, questo qua è lo Scumbar. Nello Scumbar solitamente ci sono i tre capi. Madonna, guarda qui. Sono questi tre vecchi qua, i capi pirata dovrebbero essere. No. No, sono dietro, sono dietro. Eccoli! Mancombe Eccoli, sono pirata questi. assetato. Sono questi, guardali. Loro danno la missione a Guybrush per diventare un vero pirata. Aspetta, 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 ti prego. Allora, vammi a riprendere dall'altro lato. Aspetta, cioè guardami. Sì. Perché? Golden Buzz! Golden Buzz! No, quello è Italia's Got Talent, ma facciamo finta di sì. Cioè, Siamo un po' X Factor, ragazzi. Beauty and the Beast 2012, non conosco. Si conosci come serie tu, figlia? Beauty and the Beast del 2012, 4 stagioni. Non sapevo neanche esistesse una serie Beauty and the Beast. Mi manca questa cosa. Ma cosa mi state dicendo, carissimi, che non ho ben capito? Stanno dicendo cosa dobbiamo fare, penso. Stanno parlando di... Ok, stanno raccontando tutte le cose che ha fatto Guybrush. Il fatto che sia diventato governatore mi disturba. Non me l'aspettavo. Parlo di capi pirate. Vabbè, la villa lo so dov'è. Ok, dobbiamo andare dal governatore, mi sa. Andiamo dal Vediamo. governatore. Vediamo cosa dice il libro che ci abbiamo della storia. Ah, giusto. Allora, diario di bordo del capitano della Headless Monkey. Kate, cap qualcosa, capsize. Cab, booty e fat. Ok, va bene. Guybrush Threepwood, non mi fermerò finché non l'avrò ciuffato. Pagherà per quel che mi ha fatto. E con suo ritratto gli ha fatto i disegni sopra. Ha Wanted, questo è quello che ha fatto usando il mio ritratto. Sono stata rinchiusa in Adios. prigione per i suoi crimini. Cioè, ha Ok. invertito al suo post, al suo coso biglietto Wanted.
E la faccia di lei non ho ben capito. Diario. È perché lei era governatrice. Quindi cos'è? L'ha inciulato... L'ha inciulato il posto. Perché Guybrush era ricercato e lei era governatrice. Ma la gente è così cogliona che se tu metti un'altra faccia sotto un nome... La faccia tutto del tuo governatore, quindi sai che non si chiama così, perché è il tuo cazzo di governatore. Nessuno... Ok, ci nessuno sta. Nessuno se ne rende? Che no, ha messo ne... la faccia del governatore? Ma poi conta che è molto parodistico Monkey Island, quindi potrebbe tranquillamente nessuno rendersi. Va bene, continuiamo a leggere. Vai. Finalmente la Mad nave. Monkey è pronta. È la nave perfetta per inseguire Tripwood, ma le ha rubato la polena. Ok. Un'altra cosa da aggiungere alla lista. Giorno 3. Ho ribattezzato la nave Headless Monkey. Quando catturerò Tripwood, magari metterò lui come polena. Valido. Giorno 4. Ho assunto alcuni compagni di ciurma. Uno si è rivelato essere un tipo scontroso che voleva fare il capitano. Ora Happy, sono contento per moto. Te. Hai un sacco di scelte in più. Happy, ciao! che affermazione... Siamo tutti molto felici per te. giorno 6. Tripwood è stata avvistata a bordo di una nave adorna di un drappo con scritto "Oggi sposi". Io e il mio equipaggio non dovremmo avere problemi a trovarlo. Giorno 10. Trovato. Tripwood è in viaggio verso un luogo chiamato Sea of Thieves. Lo stiamo inseguendo, ma la nebbia si sta facendo sempre più fitta. Giorno 11, per farla breve, non si sa. Ah, no, per farla breve la nave si è schiantata, probabilmente, sì. Valido, si sono inchiantati. Giorno non si sa, in qualche modo ho trovato la mia barca con fondo di vetro in quella strana città dei pirati. Salperò per conto mio, Guybrush può aspettare. Voglio solo vedere il sole, legittimo. Giorno, chissà, la vedo con i miei occhi, ma non ci credo. Com'è possibile che questa sia Millie Island? Esplorando Millie mi sono ricordata di avere ancora dei conti in sospeso con Guybrush, ma non potevo raggiungerlo. Credo che questa volta potrebbe essere il prigioniero. Ok. Grande Pirata dice che è stato disegnato tutto in base ai ricordi dei pirati, persino Millie Island. Mi aiuterà a raggiungere i mari di Sea of Thieves. E in cambio, il Grande Pirata è quello che ha parlato prima, sì, con sì, sì, il fantasma su Sea of Thieves. Ricostituirò la mia attività di noleggio barche in un avamposto. Questo è il motivo per cui da storia lei ti dice guarda. Sì, ce l'abbiamo lì praticamente. Esattamente, che ci dà le missioni. Guadagnerò per potermi permettere una nave tutta mia. Fino ad allora il grande pirata ha un piano. Recluteremo dei pirati per riportare Guybrush a casa. Spero che le note di questo libro gli aiutino. Possono attraversare l'arco, che è da dove ci siamo imbucati. Ok, dopo c'è la mappa. Sì, la mappa che conosco abbastanza bene. Qui, poi c'è una sentinella, cittadino mi ha dato questa mappa, ne ha tante in vendita, negozi di generi vari, roba utile, potrebbe aiutarci a raggiungere Guybrush, torre dell'orologio, non sembra funzionare. Oltre c'è la prigione in ristrutturazione e poi Guybrush che a quanto pare è scappato da qualche parte. Sta al quinto, sta Happy. Ed è una lei. È una sista. No, broda. È un esame, ma... Che esame hai, Stella? Che esame c'hai, Happy? Unlucky. Unlucky esame. Un esame. Allora, aspettate un attimo che facciamo una cosa. Io odio tutto quanto. Volume generale lo abbassiamo così. Magari. Se Drac parla... Hola, hola. Si sente... Ma c'è mia sorella Marta! Come stai, Marta bella? Bimba Marta, come mi racconti? Come oh, va? Ma c'è mia figlia piccola! Ma ciao, figlia piccola! Come stai? Come che dicesti, Marta? Scusami! Ma guarda qui chi c'è! È l'amico nostro! Ah, ma dice che è sempre lui? Eh sì! È lui! Parla, sì! È lui, 100-100. Chi siete voi? Secondo me ci servirà più avanti, perché dice che possiamo prenderlo, ma non ce la fa a prendere adesso. Ok. Sta lavorando, lascia quel testo. Ci dicono cose, no? Sì, ma penso che dobbiamo andare dal governatore per iniziare. Andiamo dal governatore. Andiamo. So io, seguimi. Meglio non parlare, letteralmente. Cioè, che succede, amo? Che mi racconti? Che succede?
Non dobbiamo tipo fare il il giro. test online. Ce l'ha detto tardo pomeriggio che era online. Irella Springs mi faceva sapere di aver speso 10 euro di biglietti. No, mannaggia. Povero Happy. Invece da te che Può sta andare in qua? dicendo Marta? Sì, dobbiamo Usa andare di qua. coperchio. Che coperchio? Non lo so, Non c'è ero niente. curiosa. Non c'era niente, però io volevo guardare. Ho raccolto un pezzo da 8. Non ho voce, esplodite mercoledì poma. Cavoli, mi spiace, Stella. Cosa hai trovato? Un pezzo? Cos'hai trovato? Ma hai Sono visto questi. qui? Possiamo comprare con 60 pezzi da 8 o 200 pezzi da 8? Cosa? Queste cose qua a terra. I pezzi da 8 si trovano in giro. Guarda, ci sono delle cose luminose. Prima ne ho preso uno a terra. Ok, vabbè, ci sono quindi tutta una serie di cose. Però mi dice, boh, esamina. Perché quella potrebbe essere un'altra storia assurda. Chissà come funziona. Libro Boh, della no, forse storia. secondo me sono tipo dei souvenir Forse è giusta una per storia che sta ci racconta. cosa. Cioè, sì, tu dici, Oh, ah, guarda, completi c'è la sta scimmia a roba. tre teste. La scimmia a tre teste è uno dei simboli di Monkey Island. Ah, sì? Sì, Ok, sì. buono a sapersi. Non voglio. Vuoi averla per saltare l'interrogazione? O mamma vuole che io guarisca, cioè continuare a non averla. Ehi no, giovane marmotta. Cosa sei tu, tutto luccicante? Parlo con guardia al negozio. Stranger. Ok, questo qua è il Boh. negozio di mappe di Willy. Di fronte ci sta il negozio della tizia voodoo. E tu chi sei? No, dice che comunque per ordine del governatore ce la dobbiamo andare a Informazioni, no, fanculo. sì, comunque ci indirizzano per ora tutti dal governatore. Sì. Quindi andiamo. Cioè, per ora ci stanno tutti dicendo, no, guardiamo, muoviti, il governatore ha detto XYZ. Allora, qua sta uno shop. Ci sei? Dove Sì, sei? sono di fianco a te, Ah, più o ok. meno. Ah, sono davanti a te. Ah, vabbè, un'altra cosa, uniforme da chef, 45 pezzi da 8. Mi sa che poi dovremmo prendere un sacco di pezzi da 8 per fare queste cose. Probabile sì, ti dirò. Cioè, mi sa che dovremmo fare, non so, C'è il tipo. pollo di gomma e c'è Epic che ha riscattato la modalità canora. Però ora che belle Col pollo ste di finestre. gomma. Questa Altra qui è cosa, la mi sono torre finiti i dell'orologio. cotton fioc che mi danno noia alle orecchie. Qui dietro c'è il segreto di Monkey Island. Ah, sì? Sì, proprio qui, nell'ultimo Monkey Island. Il tizio che suona? No, dentro questa porta si entra e si scopre che è tutto finto. Cosa? È un plot twist assurdo. Oddio, i Scusa, dove. cagnolini! Guarda i cagnolini qui che Ma sì, ma combinano. non ho capito che vuol dire che è tutto finto. È che è tutta una messa in scena. Non ti fa mai capire tanto il Monkey Island, se è vero o è falso, se è tutta una giostra oppure no. Non ho capito. È una cosa un po' così, un po' particolare, mia figlia. Oh, che sta facendo questo? Sta sputando fuochi d'artificio. Sì, sta. Per far star tranquilli i cani. Wicked. Ed eccoci Scusa, piccolina. Ho qui. Gli calciato un gatto, per è sbaglio. sbarrato piccante addosso. Mi ha sparato piccata. Parlo senza voce da sola perché se sto zitta tanto mi torna un po'. Ah, quindi tu dici la vuoi consumare la tua voce?
E qui c'è la galera, c'è un tizio con un cocco con una faccina in mano, vienilo a vedere, che è molto particolare. C'è la galera Un pezzo qui. d'otto. Trovato un pezzo da 8, Sì. grande. Era qui? Chissà se Era ce li appoggiato su un accomuna, barile. penso di sì. Penso che Sta siano ferma, Cali, che te accomunati. vedo. Anche qui ne ho Cal. trovato un altro e si gode coi pezzi da 8. Prenderei anche un po' di frutta che non si sa mai quando possono attaccarci. Ai 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 ai. Leggendo quello Ehi, che scrive Happy. che sta scrivendo Happy? E t'ho sbarrato. Sì, io ho detto qualcosa, non lo so. L'ho cantata così perché suonava meglio. L'hai visto il tizio col cocco? Guarda la faccina qui che ha. Hai scoperto un martello? Che cosa si fa? Martello. Domani c'è Martella. l'interrogazione di scienze e non ho aperto il libro. Male, male, signorina. Perché segui dentro? E Otis, lui è quello che vende le navi o no? No, mi sa di no. Dovrebbe essere il nostro amico. Io non so chi sia. Io ho preso altri 5 pezzi da 8 e si gode quei Ah, siamo con lui entrambi, soldi. penso ce li accumuli, sai. Sì, perché intanto la missione è comunitaria. Ah, questo è quello che ha cacciato giù dalla nave la tipa, mi sa. Ah, il cacciatore di tipa Non ci ricordo come la facciamo. Allora, figlia mia, c'è questo tipo qui che ci blocca la strada per andare dal governatore. Ma guarda, se, come adesso gli tiriamo il martello in E dice che testa. off limit ci serve Vuoi un che ti invito tiro fuori di prigione? ufficiale. E la prigione però dice che c'è bisogno di un qualcosa di piccolo per Un poterci martello è piccolo, entrare. secondo te? No, però penso che ci servirà qualcosa. L'hai lasciato a terra, lo prendo io. Ah, sì? Sì, l'avevi lasciato a terra, Ah, figlia. il mio martello. Tieni il Male, male. martello, prendi il martello, prendilo tutto qui. Andiamo a martellare. La 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 la. Dove andiamo? Ah, Andiamo. ma me lo stai porgendo. Te lo stavo porgendo, sì. Ok. Non capisco quando canti in canterello. Andiamo in canterello, è colpa di happiness se stiamo cantando in canterello. Allora, figlia, io penso che, essendo Monkey Island, il mistero dobbiamo scovar. Non puoi passare di lì, già ci ho provato. Saltargli in testa. Ai 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 ai. Allora. Che facciamo? Io non mi sono molto orientata, Allora orientante. andiamo qui, vien qui da me, cerchiamo la soluzione. Quel martello cosa può aprire? Dai, perché insomma vuol dire che Scopriamolo. servirà qualcosa sto martello, no? Sì, e sono passati 5 minuti, grazie Happy, per la modella Canor. Come lo zio Pera, che state, di cosa state parlando tutti e due qui? Happy ha trovato una nuova amica, hai visto? Avete fatto amicizia, bravi, bravi bimbi. Fate In amicizia. cui i bambini fanno amicizia. Sì. Allora, bambini, dovete capire che è molto importante socializzare per la vostra età. Esatto. E mo Origami scrive che odia i contatti fisici, che odia tutto. Cose del genere. Sono di visibile, posso dire. Altri quattro Non mi pezzi sento da di 8. biasimarla, onestamente. Allora, apri il barile, no, c'è cibo. Allora, figlia, praticamente, essendo Monkey Island, io Raccontami penso. com'è sta storia che è finta, Monkey Island. Allora, la trama di Monkey Island è che praticamente c'è Guybrush Threepwood, bla bla bla, tutta la situazione, devi diventare il pirata. Dove stai andando, figlia? So, avanti e indietro. Tutta la situazione che praticamente lui deve diventare pirata per prendere la nave e tutto il resto, fare prove con i tre pirati, eccetera, eccetera.
fa roba con i pirati, diventa pirata, prende la cosa e scopre come arrivare a Monkey Island. Monkey Island si arriva facendo un bibitone strano, di cui Ok. Guybrush non ha gli ingredienti, e Ok. praticamente usa delle alternative. Ok. Ok, tra cui un pollo di gomma che ho visto Ma dentro quindi al Monkey negozio di Island in prima. realtà è un'isola di trip fondamentalmente. Tripwood, sì. E praticamente invece Monkey Island in sé, quando finisci il, non mi ricordo se è il primo o il secondo, ti fa vedere che in realtà sia il cattivo che Guybrush sono dei bambini e sono fratelli. E stanno a un parco giochi che sono usciti a una giostra. Ok? Ok, quindi in realtà erano due bambini che giocavano banalmente. Sì. Il fatto è che quando poi inizi l'ultimo Monkey Island fa vedere i bambini che giocano e in realtà quello lì non è Guybrush, ma Boybrush, il figlio di Guybrush. Quindi loro sono ad Loro sono adulti e. adulti e praticamente l'ultimo Monkey Island c'è cioè praticamente Guybrush che racconta al figlio la storia delle sue avventure. E finisce che praticamente entri in quella porta che ti ho fatto vedere prima. E praticamente sei in un set cinematografico e quindi ti fa capire come se fosse tutto finto. Ok. Sì, non chiaro, ma facciamo finta di È sì. molto criptico. Faccio finta di aver capito. Che Non ho capito perché stai stiamo facendo? modificando. Non lo so. Allora, figlia, andiamo dal tizio dove tutto inizia a Monkey Island. Vieni qui. Sì. Dietro di te sono dietro di te. E ti ho Non fatto più. splash. Esatto, non sei più dietro di Ti me perché io mi sono lanciata. osservo, figlia. Ah, voilà. Figlia, da quest'altro lato. Ero curiosa, guardavo in giro nel frattempo. Dove sei? Ah, là. Ci sta. Ha senso. Dobbiamo salire sul promontorio. Quindi saliamo sul. Ah, saliamo sul promontorio, va bene, saliamo sul promontorio. Promontorieggiamo. Credo. Yes. Andiamo qui. Dovrebbe esserci il tizio che sul libro viene denominato come la sentinella. Ok. Ok, c'è nella mappa effettivamente. Sì, c'è nella mappa la sentinella. Ed è praticamente dove inizi Monkey Island 1. Comunque posso dire che Parlare se c'è con un lui. trope che odio ma in realtà è tutto finto, in realtà tipo in realtà sono in coma e tutto quanto. Cioè quel tipo di trope lo odio. ma in realtà è una cosa su cui gioca Monkey Island perché comunque ti dice che Guybrush che lo sta raccontando glielo racconta così al figlio. Però potrebbe, non è, potrebbe essere successo davvero tutto, capì? E sta raccontando una stronzata al figlio per farsi due risate. Sì, cioè, però proprio non. Sai, proprio se le cose che non mi. Tipo. Ah, sì. Tipo il finale di Doraemon. Che non esiste il fine di Doraemon, però sì, c'è la grande voce che è quella che è tutto un sogno di Nobita, eccetera, eccetera. Esatto, perché Nobita è in coma, tipo una roba del Vabbè, genere. come la stessa cosa si dice di Pokémon, la stessa cosa si dice di Holly e Benji. Se. Non so se lo sapevi che anche di Holly e Benji si dice che No, ne ho le praticamente. Benji onestamente. Perché questo per spiegare il fatto che i campi siano infiniti e tutto il resto e tutte le cose siano assurde. Perché Holly, quando era piccolo, stava giocando col pallone ed è andato sotto un camion e stava in coma. Scusate, Perché forse non era la reazione che vi aspettavate. c'è quella scena, no? C'è proprio quella scena lì Ah. dove lui viene salvato poi dall'altro tizio quando era piccolo che stava giocando a pallone. E dicono in realtà è andata Ah, così, capì? yeah. Ho capito. Come Ash, che praticamente c'è la cosa che la foto non si vede mai il padre perché dicono il padre è Giovanni e lui in coma e tutte Ah, quelle sì. cose qua. Se no c'è il meme che in realtà il padre è Mr. Mime. Quello è un meme top, secondo me. Il No, papà è secondo me Mr. Mime. anche secondo me è un meme top. Allora, questa qua è la sentinella. Signor Sentinella! Salve, parliamogli.
Cosa ci fai qui? Portarmi dietro. Cosa fai qua su? Lavora. Mi sembra legittimo. Che è successo? Successo? Non lo so, vedo Origami sospesa. Cosa ha fatto? Un bot mi sa che l'ha sospesa. Non so, ha scritto qualcosa, ha messo qualche punto, qualche link. Per sbaglio. Probabilmente ha messo forse un link. Scusate, mi arrivo, sto cercando di sistemarmi le lenti intanto. In the meanwhile. Sentinella ufficiale, va bene, tutto bello, tutto sospesa molto per secante. Si è messo un link, sì, il link ti banna per un minuto. Ho messo il link, Bull. Okay, ecco. Sul lavoro tenere d'occhio le tempeste, le navi in arrivo, robe varie, segnalarlo al governatore, va bene. La mia nave è a malapena una barca a remi. Ok, mi fa molto piacere. Sì, Monkey, una bella ciurma, tutto molto bello. Questo è, come al solito, sono le mie letture. Ma ha fatto tutto da solo. Allora, ancora nessun segno. Gli hai detto qualcosa tu? Sì, gli ho detto fancool. Ok. Allora, devi sentirti piuttosto solo, povera anima. No, non ti piace molto chiacchierare con la gente in città. Va bene, ok. Sono inutili. Ok. Cosa posso voglio occuparmi del mio fuoco. Va bene, mi sembra legittimo. Vai al bar, se non l'hai già fatto. Ci ha detto di andare al bar. Sarà larga dalle guardie. Ok, potrebbero sembrare innocue, ma non è così. Guarda laggiù, vedo. Ah, sei stato tu a dirglielo, che stronzo. Ecco perché sono triggerato. Letteralmente presente con le putee fa. Guarda. poi gli tiri un coppino. Uguale. Ma c'è Pizz. Ciao Pizz. Ciao Pizz. Come stai? Cosa avete mangiato di buono tutti quanti stasera? Ma dove sei soprattutto? Io sono caduto giù perché si era bloccata la corsa e quindi mi sono buttato. Eccomi. Ah, tanto scendo anch'io. E cosa scendiamo, raga? Dove andiamo? Non lo so, torniamo dai pirati. Allo Scum Bar. Incontra i capi dei pirati qui. Ok, dobbiamo andare a incontrare i capi dei pirati. Forse prima ci hanno detto qualcosa che non abbiamo cacato minimamente. È una gran possibilità. Oddio! Perché non mi fa più... Mi sono buttato giù malissimo. Ok. Non mi fa più saltare per un colpo. Buttati giù pure tu, si riprende. Ah, dobbiamo recuperarla alla prigione. Vabbè, abbiamo perso il martello. Vabbè, sti cazzi. Ah. Ci sei, figlia? Dove sei? Ok. Sì, non lo so. Tipo, è come se fossi morta e resuscitata vicino al fuoco. Sì. È perché si vede che là era una zona buggata. Non... e ti dava tutto. Buggatopoli. Allora. Buggament. Qui siete mangiato stasera. Pizza vorrebbe essere mangiato stasera, Se gli dici così, gli fai pensare qualcos'altro. Sus. Sono un po' strana, sì, ecco. Ogni tanto io penso delle cose che secondo me devo ricordare. Cioè io devo ricordarmi in maniera conscia di tenere per me stessa. Però adesso ci tieni così curiosi, figlia. No, amo, no, non si può dire. Vabbè, ricordatela però, così a fine live me la dici. Va bene. Vieni, lanciamoci. Andiamo al bar. Ho voglia di morire. No, io non sono morto, sono lanciato e non sono morto. Vabbè, io magari muoio. Che poi la fiducia che riponi in me, ricordatelo così poi a fine live me lo dici. È per questo, scrivilo. Scrivitelo. No. Allora. Assolutamente no. Cioè, niente, Pizza, sei sempre nei nostri cuori. Quando ci sei, quando non ci sei. Ah, torniamo. Guarda, questo qua c'ha la chiave della torre dell'orologio. Chi ha la chiave? Questo qui, questo manigoldo qui. Manigoldo! Dove sei, manigoldo? Pestiamo manigoldo. Ah, il bar! Io ero andata avanti. Ruba la borsa di pezzetti d'oro. Se non boccale per condividere il grog. Ok. Facciamo una gara di...
Ma ci serve un boccale, vedi delle cose. Dobbiamo trovare le cose che ci servono per andare avanti. Giustamente, essendo Monkey Island, Oh no. è molto da ragionarci un minimo. Oh, questi pezzi a 8 si possono prendere sopra il Ho tavolo, troppa top. sete, non mi va di chiacchierare. Dobbiamo trovare cose. Allora, i capi pirati sono qui. Parla con i capi pirati. Allora. Non riuscivo a capire, sono ubriaca. Sei ubriaca. Eh sì, guarda, ma si vede da te che sono ubriaca? Per Dove sei? come cammino? Cammini strano, sì. Ah, perché io non sto toccando in questo momento, io non sto camminando, sta facendo tutto da solo il personaggio. Letteralmente io sono così, guarda mamma senza mani. Ma come hai bevuto? È col boccale. E come lo prendo il boccale? Dove sta? Oddio, Dalle tue tasche. non lo vedo. Cannocchiale, Fai cosa? in altro. Altro? Ah, il boccale. Buongiorno amici. Buonasera amici. Gradite un goccio di... Non Giochiamo a posso soldi? darglielo in qualche modo? È quello che stavo cercando di capire io, però poi ho sbagliato, non l'ho data lui e Te me sei lo sono bevuta dovuto tu? buttare Capisco, anch'io ho fatto stessa cosa, mi sa. Infatti adesso sballonzolo un po'. Sto pirata beve solo grog fortissimo. Mi sa che dobbiamo trovare il grog fortissimo, allora. Serve un boccale per condividere il grog. Signore, vuole bere? Altro? Ha troppa sete, non gli va di chiacchierare. E io Solo faccio grog così? fortissimo. Ok, dobbiamo trovare il grog fortissimo, secondo me. Prova a rifarlo e cenerai all'inferno. Niente, non posso rubargli la borsetta. Parliamo Dobbiamo trovare con gli vari altri. inghippi. Signora, lei può distrarre il pirata assetato? No, non lo può fare. Boccale Devi trovare qualcosa da condividere con il cane per rinunciare al suo osso. Vedi, il cane ci dà l'osso. Dobbiamo Secondo me capire dobbiamo tutte le fare varie tipo una sorta cose. di scambi vari. Sì. Secondo me bisogna scambiare roba. Non ti ho visto da queste parti. Cos'è questo posto? Parlami un attimo, raccontami cosa dobbiamo scambiare. Millie Island, tutto molto bello. Non andare via, ciao. Ok. Vecchia prigione, sì, va bene. Sei un pirata in ciurma, chi è che comanda qui? Governatore, va bene. Secondo me dobbiamo parlare con loro che ci faranno capire qualcosa. I pirati. I capi pirata qua. Passo per un salutino veloce, torno dopo. Ciao Sam, un bacione. Mino. Ah, ragazzi, sto un attimo surriscaldando. Mi spoglio un secondo, arrivo subito. L'alcol. Eh L'alcol in sì. corpo. Ah. Voilà. Vuoi sederti a tavola con me? Magari ci dividiamo un boccale di grog, volentieri. Pronti. Aspetta, se io provo a sedermi, Colpa del qua. sake. Sake del drago. Sto succedendo qui. Non lo so. Allora. Voglio capire come posso fare a offrire il grog a tutti. Ce l'ho avuto anch'io, capito? Chi è che si occupa di rifornire la situa qui? La cucina. Signor cuoco! Allora, l'amico qui dice che Aspetta, per chiediamo al fare. cuoco se ha del grog nel barile, ma non pensare di poterlo prendere senza chiedere la costosissima riserva speciale extra forte del governatore. Ok, va bene. Sono in cerca di un lavoro? Non si sa. Se vogliamo lavorare con lui, dobbiamo andare a prendere con i pezzi da 8 l'uniforme nel negozio. Non so se ti ricordi. E tipo lavorare per lui. Quindi forse dobbiamo prendere i pezzi da 8, prendere l'uniforme. Andare, tornare qui e poi servire tipo il grog a tutti, così la gente è ubriaca e gli possiamo rubare le robe.
Ok, qua c'è quest'altro. Questa è una mia teoria. Qui c'è il capo dei pirati che dice: se voglio guadagnare qualche soldo, stendi pezzi da 8, che è l'unica valuta che c'è qui. Il cuoco puoi convincere il cuoco ad assumerti, ma già un nuovo assistente, quindi non c'è niente da fare. Beh, se tieni gli occhi aperti, troverai in giro i pezzi da 8 abbandonati che non mancheranno a nessuno. Naturalmente, un vero pirata non noterebbe opportunità più subdole per riempirsi le tasche. Dobbiamo trovare l'opportunità più subdola, tu dici che facciamo la situazione qui col grog. Secondo me sì, sai. Questo a fianco ci parla del coso, quel teschio alle spalle. Sostieni provenire da Sailor Grave. Solo quando inizia a cantare è talmente stonato del privo di talento, non ha mai udito bla bla bla. Sostiene che il meglio che può fare è considerato che gli mancano alcune corde vocali. Ma secondo il mio parere sta cercando attenzione. Ok, non ci dice un cazzo. Provare la mia teoria di prendere l'uniforme. L'uniforme quanto costava? Non mi ricordo, sai. Dobbiamo andare a vedere. Cosa c'è qua che non ho capito? No, niente. Era di qua, giusto, in teoria. Tipo da qualche parte qua. Qua. No, non è vero. Mi sono dimenticata. Shop. Sarà nello shop, no? Cinque pezzi. Non abbiamo 45. 45 sta? Noi Ah. ne abbiamo 21. Io ne ho 21, sì. 21, Penso eh. siano gli stessi, sai. Sì, sono gli stessi, sono gli stessi. Stiamo trovando insieme. Quindi forse credo per il momento dobbiamo ancora andare in giro a cercare altre cose. Secondo me dobbiamo trovare cosa possiamo fare col martello per guadagnare soldi. Ah, giusto, il Questa è la martello, me mia l'ero già idea. dimenticata. Mi dà che il martello può farci guadagnare soldi in qualche modo. Dici? Dico. Prenditi di nuovo il martello dato che sei laggiù. Ah, certo, perché io effettivamente mi ricordo esattamente dov'è la prigione. È l'ultima cosa prima del tizio che ci blocca la strada. Ok, questa è un'ottima risposta. O andiamo a fare l'elemosina in chiesa? C'è L'elemosina in chiesa. la chiesa, andiamo a fare l'elemosina, non lo so, è vuota. Ci sta. Andiamo a rubare le... Ok, Come si io ne ho chiamano? trovati altri in giro, altri 5. Bravissimo. Prendo un po' di exploro L'indulgenza massimo. faccio, mi fingo prete e chiedo l'indulgenza. Oh, perfetto. Ora ne ho Ho preso uno. rubato effettivamente. Brava, brava. Lo spirito giusto. Alla chiesa. Ah, qua ne ho trovato un altro anch'io. Si gode. Vedi? Presi Sì, secondo me li troviamo. altri quattro. Ma che Guarda, ho gode. letteralmente. Cioè, io la stavo memando come cosa, ma ho davvero rubato in chiesa. Va bene. Posso accettarlo. Allora, qui cosa c'è? Ci siamo già stati qui? No, secondo me. Qui dove cosa c'è? Non lo so, è vuoto tanto, quindi chi se ne frega. Ah, no, prendi posto. No, sì, secondo me ci siamo già stati. Lì dietro ci sono i cosi, nel senso, altrimenti detto cani. Però qui c'è dei soldi. Oh, Quanti ne top. abbiamo, scusami? 36. Ok, Ce ne mancano una dai. decina. 9 ce ne mancano, quindi siamo a posto. Stiamo Se ne andando pigliamo 9 abbiamo speditissimi. fatto. Voi cani avete dei soldi? Fammi
Famosi cani coi soldi. Più il tizio, no? Che suona, magari hanno messo qualche soldato da qualche parte e puoi Hai prendertelo. ragione. Ah, non puoi rubare i pirati, dai pirati allerta. Dobbiamo distrarlo. Prendiamo martellate, cazzo ne so. O magari quando arrivano i cani. Che i cani, sai, si erano avvicinati Ah, prima. e come fai, come facevi a far arrivare i cani, che non mi Non lo so, ricordo, magari... li abbiamo fatto parlare. Bastava parlargli, tipo. Hai ragione. Magari è No, proprio non il mi ha trucco. parlato. Puoi parlare con i cani, non lo so. Ha due caramelle, lui. Amico, suona di nuovo, sono curiosissima della tua musica. Let me guess. Another pirate? Of course we. Now, the really. They say the governor hi. They Sta didn't want. suonando. Però non continua. Ah, no. Well, then, you should check all. Oh, those poor. Allora, torniamo dal mio Why do stray martello. dogs get tormented by the guards? Che adesso devo ricordarmi dove I sia. bet if they E stopped soprattutto down devo a piantarla di Harding Inn, they'd perdermi soon su be sto back to their coso. nasty old Ah, qua habits. dice che i cani del governatore hanno perso la loro grinta, ma se pa fa farebbero un pasto abbondante, ritornerebbero alle loro vecchie abitudini. Dal cuoco ci sta un cosciotto enorme di coso, Esatto, probabilmente lo dobbiamo però dare ai cani. Cioè, non più possiamo avanti, certo. portare il cibo se prima non diventiamo aiuto cuoco. Sì. Signore, lei posso derubarla? No, non posso derubarla. Non si fanno derubare queste persone. Che maleducazione. Excuse me. Uomo. Vai a dormire, buonanotte Ori, grazie di essere passata. Un Ciao, Ari. bacione. Compere notturne, yeah. Non so cosa voglia dire onestamente compere notturne, però ok. Perché se stiamo nella zona dei negozi, capì? Qualcuno, signore, lei ha del denaro in più da prestarci? Questi qua parlano di missioni che possiamo fare in realtà. Aspetta, conosci qualche trucco sporco? Aspetti che il tuo compagno Cerma si distragga, travasi un po' Oh. di grog dal tuo boccale al suo senza farti notare. Libro delle missioni aggiornato, c'è scritto. Non so se hai Cosa abbiamo visto. aggiornato? Io ho parlato con sto tizio che vende le statuette. Manifesto Ok. di carico spedizione al cittadino di Mealy Island. Carico cassa merci importanti, 300 miniature della leggenda di Monkey Island riservate, un facsimile di scimmia imbottito, una storia regionale con coperta rigida molto costoso. Quelle robe che lui vende in teoria sono oggetti per qualcuno, cioè sono di una spedizione di qualcuno. Io penso che allora, quest'altro qua, uno di questi tre, parlava di una nave che è affondata con tutto il carico. E se si riesce a prendere praticamente il carico, comunque è difficile farla salire per prendere tutto. Quindi magari a questo serve quel coso che stavi girando prima. Quel Prima. coso che ho detto, perché sto giocando con sto coso? A che serve? Quello al molo. Ti ricordi, no, che stavi girando un coso al molo? Ma poi l'hai presa il martello? Il martello l'hai preso, figlia? O lo vado a prendere No, non mi ricordo più dove sia la prigione. io? Ok, perfetto, vado a prendere Io mi butto in acqua. io. E vedi se riesci a trovare il tesoro, ok. Esattamente. Poi magari guarda anche nelle casse, nel frattempo magari cioè, troviamo qualcosa. Questo è un pugnale, però brutto. A Allora. quanti pezzi siamo arrivati? Tipo, secondo me siamo ancora fermi a 36. Questo qua è il coso. Ok. Stanno così per cambiarsi. Allora, qua comunque dal tizio ci sta, al piano di sopra c'è il pollo di gomma che ci servirà sicuramente poi per andare a Monkey Island. Eh Ah, sì? sì, è uno degli ingredienti.
No, io pensavo fosse tipo per distrarre i cani, una roba del genere. No, perché non mi ricordo qual era uno degli ingredienti. E Guybrush dice: vabbè, un pollo di gomma andrà bene. Ok, se lo dici tu, amo, guarda, va Ha bene. funzionato, quindi. Ah, sì, noi facciamo come ci dicono. Ah, qua c'è una cassa Allora, chiusa, magari ci sono i ho soldi trovato dentro. una No. cassa che dobbiamo palesemente far uscire, come dire. E Ok. lo regoliamo, tipo di qua, se non sbaglio. In acqua? Azzo, Cioè. brava figlia. Proviamo questo più o meno, sarà l'angolazione giusta, credo. E poi come faccio ad Ok, abbassarla però? io riprendo il martello. Questo è il mio dubbio, non capisco. Otis, cosa dice? Perché regolarlo l'ho regolato, ma non mi è chiaro come buttarla giù. Forse ci serve una corda, una cosa. Che qui c'è una Questo corda devo. che si può comprare. C'è? Eh sì. Però costa un sacco. No, aspetta, forse questo. Eccolo qua. Trovato l'arcano? Cioè. Ricusciamo. Ah, sono micce per proprio la spara, non so corde. Ok, perfetto. Sto arrivando, figlia. Voglio vedere se l'ha agganciato sta cosa. L'hai agganciato? L'ha agganciato, perfetto. Ora che l'ho agganciato, devo capire come tirarlo su. Tiralo su, tiralo su. Sto Non si arrivando. sta alzando? Non capisco perché non si stia alzando. Forse devi fare l'altro lato? Lo devo muovere e basta? C'è ancora Mi sembra l'altezza. strano. Fai prova. Devo tirare fuori quella cassa là. No, vedi che non si muove. Lo vedi che l'ho agganciato, ma non Sì, ho capisco. visto che l'hai agganciato. Ma qui hai visto nella nave se c'è qualche pezzo d'otto sparso? Sì, ho guardato, ma non ho trovato nulla. Ah, ok, sto guardando anch'io, non mi sembra. Lo sta tirando su, perché Stai non me lo facendo tira su? qualcosa? Sento un rumore. Penso che stia facendo, che tu stia facendo qualcosa. Sto cercando di capire come tirarlo su, onestamente, ma Adesso non non lo viene su. sento più. Prima sentivo tipo ta 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 ta, come stesse Così lo succedendo senti? qualcosa. No. Sembra fare qualcosa? Il nulla assoluto. Però le tue mani si Boh. muovono. Non capisco. Honestly, non mi è molto molto chiaro che cosa voglia da noi. Ciao Antonio! Ciao! I miei pirati preferiti! Come stai, Antonio? Fine 2. Tu dici, non penso. Quelli che lo giocano da soli che fanno? Pete. Ma con questo che cosa faccio? Hai fatto qualcosa tu con questa cosa sopra? Con Che cosa sopra? No, la corda qui sopra. Qua non ho visto neanche mezza corda, io non ci ho fatto caso. c'è un La altro possiamo coso, vedi? usare? Sì. Vai, Ah, si vede che ci servirà qualcosa. prova a usare questa, non lo so. Ah, no, questa è in alto. Era per regolare l'angolazione, però adesso anche questa, se provo a muoverla, non fa niente. Ma qui come l'hai Questo fatto a indovina. legare? Eh? Ti ha dato proprio il prompt di legarlo qui? No, no, quello no. Ho semplicemente regolato l'angolazione e abbassato la corda, poi ha legato da solo, concettualmente. Oppure Ok. andiamo a prendere il martello. Ce l'ho qui il martello. Ok, prova a tirarlo fuori sott'acqua, no? Ce l'avevo in mano e non mi dà niente. Non ti dà nessun prompt. Nessun prompt.
Nessun prompt. Nessun prompto. Ma sono coglione io. Sono coglione io. Che è successo? Ah. Quello di qua. Niente, okay. Quando una persona è scema... Oh, se, invece sei stata bravissima. Non l'avevo notato le corde un po' rotte. Stava vabbè, super però, forte. Cioè, mi morto, l'ho guardato 8 volte, quella cassa. Potentissima mia figlia, ragazzi. Ok, adesso sarà il caso che si tiri su. Okay. Era troppo pesante, capisci? Ce l'abbiamo fatta. Si gode. Quindi adesso di qua la posso vai girare. Su, vai su tu e gira, che così l'appoggiamo qua sopra davanti. Ok. Brava clap, sì cazzo, super clap. Grande figlia. Ok. Direi che può andare bene così, sai. Ok, vai. Poi l'appoggio giù. Ah, la sto aprendo, l'ho aperta col martello, quindi serviva questo. Vedi, che alla fine serviva. Leggi la nota di consegna, cittadino di Milì. Ok. E quindi questa qua la portiamo al tizio, con cui stavamo parlando prima. Andiamo dal tizio. Che bravi che siamo stati, mamma mia. E magari ci darai big money. Sarebbe bello se ci pagasse. I big money. Ci sei? Sì. Sono con te. Nello spirito e fisicamente. Perfetto. Eccolo, è lui, no? Fornisci Barur. Ah, il biglietto che ci serviva, ok. Ci serviva quel biglietto? Sì, perché hanno detto che senza invito non potevamo andare dal governatore. Quindi andiamo dal governatore? E per forza. Va bene. Devo prendere la testata a Guybrush. Guardalo. Ah, ok, va bene. Una scimmia giocattolo, un souvenir. Facciamo un patto. Cosa stai dicendo a lui? Io niente, ho detto che c'è il biglietto. Allora. Meet and greet of Legend of Monkey Island. Abbiamo un'altra pagina. Ok, che dice? Non farti fregare dalle grandi aziende, incontriamoci all'angolo della strada e ti mostrerò le mie preziose merci. Una scimmia giocattolo, un simpatico souvenir del tuo viaggio, libro della storia di Millie Island, fa bella figura su qualsiasi mensa, facciamo un patto. E poi invito ufficiale. Ne esiste soltanto uno. È quello che ci abbiamo in mano adesso, no? E ci mancano in teoria... Le altre cose sono le cose che c'aveva a terra. Un biglietto esclusivo. Sto pensando che fossimo solo cosa fare. Ecco, ti ho prenotato. Prossima sessione disponibile. Ok, dopo la mezzanotte. Ah, quindi ti ha detto inculati, questa è la sintesi. Ah, ok, quindi adesso dobbiamo prendere praticamente, come si dice, la chiave della cosa dell'orologio per cambiare le lancette. Perché qui però, serve la chiave della torre dell'orologio, sta scritto. Secondo me a sto punto... Cosa si è aperta facciamo? La chiesa? L'ho aperta io prima. Ah, ho giustamente detto che eri andata a rubare in chiesa. Quando ho detto che stavo andando a rubare in chiesa, ho letteralmente rubato in chiesa. Ok. Pensavo che era vicino alla chiesa, non proprio dentro alla chiesa. Okay, dentro perfetto. La chiesa, non ho aperto gli armadietti della chiesa, preso i soldi e le offerte, me le sono intascate, altro che... Top, si è persa una monetina qui. Infatti. Top. Sto guardando, sto pensando dove altro possiamo averne mollate in giro, ma non saprei, sarò onesta. Secondo me in questi vicoletti potremmo esserci persi qualcosa. Barile di cibo, niente.
Ok, apri barile di cibo, niente. Perchi, ok. Boh. Fatica tutti cercare tutti sti robi. È molto Monkey Island. Sì. Molto Monkey Island, sì, 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 sì. E quello è un... come si dice? Un punto e clicca, quindi devi stare lì a fare tutti gli indovinelli alla fine. No, non funziona. Allora. Va bene. Cosa stai cercando di fare? Di saltare. Il salto pazzo. Allora, cosa possiamo fare, signora mia? Se riparlo col tizio qui. Preferably, hey, that transaction has been concluded. I got my cargo. Everything else will corner. Ah, dove possono essere dei soldi? Dove possono nascondersi il denaro? Tu? Allora, al tizio qui gli ho chiesto bel pappagallo e mi ha detto quale pappagallo. Amo. Mi distrugge. Ma che possiamo rubare dei soldi? Scusa, allora, me. Dentro, in realtà, ti ho detto, secondo me non dobbiamo vedere i soldi adesso. Adesso abbiamo il biglietto e sappiamo che per prendere il biglietto dobbiamo cambiare l'orologio e farlo arrivare a mezzanotte, ok? Sì. Però, il mio dubbio qual è? È che... la... come si chiama? Secondo te sta muovendo, sparandolo. Cosa? Pronto a sparare la torre dell'orologio. Non penso funzioni. No, il problema è che la torre, fondamentalmente, è accessibile solo con le chiavi. Le chiavi però ce l'ha un tizio, però le chiavi al tizio non le puoi prendere se non lo fai ubriacare a merda. Però il tizio parlava del grog, diceva che il grog era la cosa. Esatto. Sicuro, anche quel tizio là. Vabbè, adesso torno un attimo lì nel frattempo. Secondo me sì. Stai facendo tu qua? Stai facendo bella? Sì. Ti ho sgamato. Ma è sgamatissimo! Hai sgamato subito! Guardala lì come perde tempo. Subito, subito mi hai sgamato, va là. Senti, una signora si deve fare bella, no? Ci sta, ci sta. Pizza fa gli occhioni. E si sta facendo bella. Fai, stai vestita semplice, scusami, eh. Allora. Di qua ci sono venuto prima. Eh no, guarda, c'è una cassa qui. Una cassa che non avevamo aperto e non c'è un cazzo dentro, perfetto. Guarda qui, un pezzo d'avotto qui, un sacchetto di monete qui. Ok, proprio all'inizio ci avevamo persi questi. Quanto ci manca? Potremmo essere più vicini di quanto pensiamo. Io mi sto un po' distraendo. 42 stiamo. 42 che? 42 pezzi d'avotto. Oddio, ma ce ne sarà un altro? Ce ne... Perché quanto era? 43? Non è 45? 45. E quindi ci servono altri 3. Ah, no, hai ragione. Sì, non so contare. Quindi un sacchetto potrebbe essere. Probabile. Un sacchetto perduto. Però bene, sei dopo che io mi sono cambiata, non lo so, non mi posso mica vedere io. Lo scoprirai quando arrivi da me. Tipo non c'è, tipo prendi posto. Oi, non così.
Cazzo, mancano tre pezzi da 8, ma sono infami se ne hanno messi contati, eh. Non mi posso vedere. Vieni qua, così ti puoi vedere al mio schermo poi. Ottimo. Dove sei? Cioè, vedo alla locanda, alla locanda. Sono vestita diversa, vero? Decisamente. C'è tutta azzurrina. Azzurrina! Pia, ci mancano le ultime tre monetine. Sto cercando di rubarla a qualcuno a sto punto. Ma penso che tutti là, là tutti quanti devono essere ubriacati per rubargliele. Conosciuto la leggenda? Oi. Oi anche a te. Oi oi. Bel cappello. Lum. Allora. Scusate? Che è successo? Non lo so. Sto tizio che parla solo dicendo e sta facendo un'esegesi di qualcosa, di un film. Un film. Non mi è molto chiaro, sarò onesta. Mm. Possiamo andare, secondo te, a elemosinare tipo tre monete dai pirati? Prova. Io sto provando a scalare la montagna per vedere se stanno là. Guarda che fashion! Bellissima! Stupenda, dai! Hai trovato il modo di vederti? Sì, seduta al tavolo. Ci sta. Ok. Conosci qualche trucchetto? Chi? Io no. Al cane. Ah, il cane. Il cane aveva detto che vuole un'altra cosa per... È in prova. Per la situazione. Tre di cuori. Fanculo. Scimmia. La sentinella c'ha un sacchetto di soldi vicino a lui. Ma io gli dico di guardare la nave. E me lo rubo. Fanculo. 12 pezzi da 8. Adesso siamo ricchi. Siamo ricchissimi. Andiamo a prenderci l'uniforme, Valasco. Si vola! Ma bravissimo! Perfetto, sono morto. Arrivo subito. Infatti, ho visto. Vedevo il tuo nome, ovviamente in distanza, con penetrazione di chilometri. E poi improvvisamente ho visto un teschietto di fianco. Sì, mi sono lanciato così facevo prima. Onesto, valido, valido. Ci sta, ci sta. Allora, andiamo a prendere l'uniforme. Come integrazione di scienze, l'avevo già letta questa qua, okay. Di Marta. Acquisti, abbiamo acquisti. Abbiamo acquistato l'uniforme. Perfetto. Adesso andiamo a Però, diventare... presumo forse ce la dovremo mettere. No, non penso. È un oggetto. Checkpoint, sì, già letto, ok. Uniforme acquistato, equipaggio nel forziere indumenti. C'è uscito scritto proprio. C'è uscito proprio. C'è uscito proprio scritto. Torniamo nel negozio. Nel negozio. Basta manovalanza. Mice Deluxe, negozi generali, sbrigati. Pollo di gomma, grande spada pirata. Niente rimborsi, niente pirati, niente scuse. Immagino poi siano prontissimi. Che fashion che sei. Mi ero appena vestita comunque. Vabbè. Sono vestita anche io? No. Come no? Io ti vedo ancora col vestito sbrilluccicoso. Ok, ora... adesso sì, guarda lì. Che bene. Sexy mia figlia così, guardatela.
Come una Dico, vera. Basta, manovalanza. Come Andiamo una a vera aiutare il cuoca signore. Pirata. Allora, facciamo ubriacare tutti e oltre alle chiavi rubiamo il l'oro, ovviamente. Tutto, tutto, li spegniamo proprio a questi poveri cristi. sì, hai ragione. Ricetta sul tavolo. Don't let the customers touch anything, especially not the grog. Infatti lo tocco io il grog, amo, non ti preoccupare. Allora, io prendo il pezzo di carne per i cani. Ok, io leggo questo. Ingredienti. Ricco e sostanzioso, un taglio di carne tenero. Fiore di barboncini, piranha macinato. Quindi saranno i cani. Per cipolla aggiungere cubetti. Un tocco in più. Cipolla cubetti, una. Aringa rossa appena pescata senza assolutamente nessun motivo. Porro affettato tritato molto finemente. Speciale zuccherini al chinotto. Tutto nella pentola. Ok. Ok, io inizio ad andare a prendere il ciuffo di barboncini. Va bene, io... Inizio a fare gli ingredienti che per ora abbiamo. Cucini, cucini. Raga, improvvisamente è Cooking Mama. Ah, te lo fa proprio tagliare così, ok. Ma i soldi che hai preso? Sì, li ho presi dentro alla... dentro lì dove stai tu. Dentro di una credenza, l'ho aperta e ho rubato. Densa, ok. Ah, ma il cosciotto non me lo fa mettere ai cani. Forse non vogliono quello. Quindi il cosciotto forse lo devi cucinare tu? Forse dovevamo sto tagliare cercando. Per darlo. Io boh. Sto cercando di derubare la gente. Col grog? Sì. L'hai preso? Ci sei riuscita? No. Forse cioè, col secchio? Sì, ho servito il grog ma non ho... Ah, ok. Tagliare, cuocere, adesso proviamo. Magari il cosciotto. Mi sono ubriacata anch'io. Oh no. Di nuovo, circa. Figlia, devi fare ubriacare agli altri, non tu. tutti ubriachi, raga. Signore, chi vuole del grog? Oh, il cosciotto me l'ha messo lì come fra gli ingredienti. Quindi magari dobbiamo dare lo stufato. Ah, fiore e barboncini piranha, sta qui. Ok, sono un po' ubriaca, quindi quando ho finito di fare sta cosa, Esteban... Che manca, la ringa? Sì, ma manca anche altra roba, secondo me. Ok, posso usare la canna da pesca. Altro. Eccola qui. Beva, beva, signor, che la derubo. Io sto pescando qui, eh. Tasto destro, Miki. Ok. Tasto destro, rifletti orizzontale. Yes, la ringa, la ringa. Appoggio questa qua, l'appoggio sul tappetino qui davanti. E poi a sto punto... E si gode, ho pescato la ringa. Bene, io ho preso la chiave. Guardala, figlia, guarda! Cosa? Ho la ringa all'amo, guardami dietro di te. Dove?
LOL. Prenda, prenda, beva, non si preoccupi. Lei vuole anche lei il grog? Beva, beva! Non si, si figuri, offre la casa! Che ingrediente manca? Allora, ingrediente di costruzione... 35 pezzi? Sto rubando la gente, io. Brava! Richiede un taglio di carne in tenero, messo. Allora, a loro ho preso i soldi. Macinato per aggiungere un tocco in più. Ok. A lui ho preso, loro sono già andati. Tu ok. C'è quella cubetti. Lei, signore! Beva, beva, non si figuri! I zuccherini al chinotto. Ah. Continua a bere. Tutto nella pentola per uno stufato degno e incredibile banchetto. Continui, continui. Ok, ci mancano i zuccherini al chinotto. Che immagino Top che sia la. Che immagino che siano quelli che c'ha il tipo. Comprendi? Ci mancano gli zuccherini al chinotto. Eh sì. Ah, li ho trovati! Ok, stavano qua. Trovati, dov'erano? Trovati. Sopra una mensola in cucina. Ok. Ok, stufato al chinotto, eccolo qui. È pronto? Questo... L'abbiamo sì, finito? Sì, 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 sì. E questo immagino che dobbiamo darlo invece alla... ai cani. Vedi, eccolo qua, guarda che cosciotto. Pulla tagliata, pomodoro, porro, scusami, abbiamo preso tutto, no? Sì, scatola di zuccherini, pezzo di carne, fiore, tutto, tutto. Cipolla, porro, aringa. Sì, sì, me l'ha dato completo, vedi, ce l'ho in mano. Diamolo ai cani. Sì. Qui ho fatto ubriacare, hai preso tutti i soldi? Sì. Hai preso pure la chiave, non l'hai presa la chiave? Sì, sì, ce l'ho in mano. Ah, andiamo allora, si gode. Sì, l'avevo appoggiata un attimo perché non mi faceva continuare a fare la roba, se no... Ok, ok. E... fine del racconto, in realtà. Mi faceva vedere il tasto destro, popi popi. Ok, quindi io vado a consegnare i cani e tu te ne vai a prendere l'orologio? Facciamo insieme, così vediamo quello che combiniamo. Ok, ok, andiamo. Ci sei? Sì. Sì, sì, sono qua, okay. Sono qua. No, voglio vedere quello che succede. Sei pronta? Vai. Come devi prendergli le caramelle. Sì, sì, ma noi ci prendiamo tutto, perché guarda come sono assatanati i cani adesso. Hey, I told you not to start trouble. Tanto penso che se lo mangiano. Ecco. Immaginavo che se lo mangiassero proprio. L'hanno smembrato alla faccia? Sì. Ok. Perché non puoi rubare ai pirati allerta? È morto. Ah, borsa d'oro ce la fa prendere. Anche le caramelle, ok. Anche le caramelle. Però non mi fa più riprendere la chiave. Mm-mm. Ah, ok, la prendo io. È qui per terra. Presa, presa. Pronti, a questo andiamo. Scheletro mancano diverse ossa, sta scritto. Quindi forse dobbiamo recuperarle? Sì. Per rimetterlo insieme, aspetta. Probabile. Non ce lo dimentichiamo, questa cosa. Certo. No, no, non ci fa prendere niente adesso, però immagino che troveremo i cani in giro. Proviamo ad andare un attimo in prigione. Perché la chiave, scusa, che vuoi fare in prigione? Con le caramelle? Magari sta qua la prigione, chiave vieni. È abbastanza piccola. Sta di qua la prigione. Da da poterla usare. No. No, mi sa che... Ah, posso fare così però. Ah, oddio. Ma davvero? Sì. E spara. Eh sì. No.
Se la torre è bloccata, potrebbe esserci qualcosa di sottile incastrato all'interno, dice adesso. Dobbiamo trovare modo. Se brutti tipo il boccale. Col grog, non lo so, Perché quello se lo metteva in bocca e poi sputava, non so come funziona. Te No. lo fa bere soltanto. Vabbè, iniziamo ad andare all'orologio. Tanto il tizio sicuramente qua a Io fianco ci adesso dirà. sto tornando a Barclay. Oh no, si è bracata di nuovo, ragazzi. Io devo fare con mia figlia, è sempre a bere. No, Ci beh, dai, sono più stabile. sei? Ok. Sì, un attimo. Aiuto. Ok. Accendi la lanterna e qua è buio. Vabbè, si vede qua. Ok. No, Si questo vede. è un... Ok, qua. No, sopra si vede meglio. Allora. Vediamo. Cos'altro c'è? Ah, ma te stai andando avanti? C'è Qui sì, stavo capendo come una funziona la porta? situazione. Serve la Sì, chiave dopo della torre salto dell'orologio. l'altro. Qua. Ce l'ho. Arrivo, arrivo. Siamo qua. Let's go. Era strano che me la dava ancora la chiave. Ah, timoniamo. Come funziona qui? Ok, pezzi da Notte. 8. Intanto, tu dici. Eh sì, intanto soldoni. Ah, guarda lì, c'è un osso bloccato in mezzo. L'hai preso? Sì, praticamente adesso immagino che si muova. Infatti. Dobbiamo fare mezzanotte, dobbiamo fare, giusto? Cioè... Ci vorrà un po'. Aspettiamo. Attendiamo. Un'altra ora. Facciamo mezzanotte. Eccoci. Comunque l'ho preso, me l'ha fatto soltanto scastrare, non me l'ha dato come preso. Potremmo a sto punto andare anche a dare l'osso Ah, ecco qua, al bacio cane. destro, eccolo. Bacio scheletro. Secondo me dobbiamo riportarlo al tizio, Sì. Proviamo no? Non lo so, io sto inventando. a vedere, Dove sono? proviamo a vedere. Ah, ma non ce l'ho io, quindi... Pia, mi sono buttato da una parte. Sto per i tetti qua. Come cazzo ho fatto? Dalla torre d'orologio? Se prendi, ti puoi lanciare da una parte dove stanno i tetti. Tettopoli. E sto sopra i tetti da quest'altro lato della città. Vabbè, non sto vedendo se c'è qualcosa, ovviamente, perché potrebbe esserci qualche segretino. Però non sembra. Sembra soltanto un posto che se ti buggi riesci comunque a scendere. Hanno creato comunque un percorso per uscire. Vabbè, niente, eccomi. Allora, proviamo a Ok. darlo al tizio, quindi. Proviamo a dare la tizia, dai. E Ok. Che tu volevi darlo al cane, avevi detto. adesso vediamo, magari Vabbè, quando si tanto sta dove. davanti. Quello che accetta sicuramente è quello giusto, quindi. Sì, figurati, assolutamente. Allora, vediamo un po'. Ciao, tizio. No, non me lo fa. Ah, si collega. Ok, va bene. Andiamo avanti. A sto punto andiamo dal tizio. Eh sì, si è fatta Dalla. mezzanotte, tanto ci dirà probabilmente qualcosa. Devi fare quest'altra cosa per farlo, che stronzo. Ho un biglietto. Dopo che l'orologio avrà battuto la mezzanotte. È davvero mezzanotte passata. Cambio turno. Non posso lasciarti passare, Helmdor. Perché se succedesse qualcosa poi darebbero la colpa al mio collega, che purtroppo è in ritardo, capito? Ma mi spiace finché non arriva il mio sostituto per il cambio turno ufficiale, tu resti qui. Sto faccia da culo. Ah, la burocrazia! Ok, il sostituto potrebbe essere il tizio che abbiamo appena. Che dobbiamo rimontare praticamente. Dici? Eh sì. Secondo me sì. Che
Che è l'altra quest che possiamo fare adesso, no? Ah, lì c'è... Boh, ci sono dei pezzi di... Qua è la polvere da sparo, capiamo... Che pezzi essere? Nella prigione, nell'altra cella, ci sono tipo un tronco di scheletro, un altro braccio. Compriamo le micce per la polvere da sparo? Ah, sì. Ok, le ho comprate. Andiamo, andiamo. Libro di missione aggiornato, dice. Yes. Anche di qua, direi. La lanterna necessaria per accendere, ok. Io accendo una, tu accendi l'altra, vai. Perfetto. Ok, braccio sinistro da scheletro, come l'ha fatto prendere? E si gode. Hai visto? Lui che dice? L'altro invece no. Aspetta. Touch of the moonlight! Touch of the moonlight! Mi uccide come parla lui. Now we can do all the things we ever dreamed of. Il mondo, vedere le piramidi, mi fa molto piacere, carissimo. Well, I mean, not that. That's pretty silly, but let's start over, build new lives for ourselves. Like Ryan. Ma è la voce di Benigni di La Soppie. Dici? Secondo me sì. And I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. Fine. Stay here and have your stupid furniture store. I hope it makes you happy. Ha abbandonato il Capitan Cocco? Prendilo, prendilo. Raccogliamo Capitan Cocco. Secondo me è la testa nuova per il nostro amico. Perché non ci fa entrare nella... Infatti non ci fa entrare, ho notato anch'io che ci bugga malissimo. Va bene. Vabbè, andiamo dallo scheletro. Scelta infelice. Scelta infelice farci buggare così qua dentro, secondo me. Sono d'accordo. Cazzo, no, Capitan Cocco! Adesso diventa Capitan Cocco. Allora. Manca una testa. Non vuoi la testa? Non me la fa fare? Forse devi metterti da qua, no? Manca una testa, no? Non te la fa fare? Non mi viene molto. Prova a fare tu, ma non mi sembra. No. Capitan Cocco. Che cazzo ci facciamo con Capitan Cocco? Proviamo a darlo al cane! Il cane, andiamo. Perché secondo il cane c'aveva qualcosa. Ah, ma la testa noi ce l'abbiamo, però! Hai ragione! Ci sono le teste parlanti! Magari possiamo mettere Capitan Cocco al posto di una delle teste. Il cane ci dà la gamba! Il cane ci dà una gamba! Guarda quanto siamo intelligenti quando mettiamo insieme anche se il cane sembrava che avesse soltanto un osso, non mi sembrava una gamba, era una gamba. Sarà una gamba spiritualmente una gamba. Ok, vediamo. Allora, secondo me Capitan Cocco va qua. Guarda, abbiamo Marri adesso. Grazie per portarti dietro, Murray. Per una volta sarò io l'attrazione principale. Dove siamo esattamente? Va bene. Ancora nel mezzo del mare dei dannati. Sono le acque più strane che abbia mai navigato. Ok. I loghi passano. Va bene. Non c'è modo di convincere questo gruppo bizzarro che non si trovino sull'autentica Millie Island. Ok. Nessun racconto grandioso sulle Shards of Gold e i signori degli scheletri potrà impressionarli. Penserebbero che tu stia mentendo, sia fuori di testa entrambe le cose. Lasciami in pace, va bene. Quello là è il tizio che c'avevamo in quello là, in quell'altro capitolo, in la storia misteriosa che abbiamo fatto. Ricordo. Sì. Invece questo qua, ce l'ho qua, stavo aspettando te. Okay. Questo qua è Marri. Marri è un personaggio di Monkey Island. Ah, ok. Ma è proprio una testa. Un... Sì, è una testa che Guybrush si porta dietro. Why è not? Una testa parlante.
E parla un sacco, infatti non si sta stando zitto da un secondo, neanche un secondo. Un'idea malvagia, chiede al Ecco, Zibone. vai, fai l'idea malvagia, amico È un mio. corpo, vuole. Ma tecnicamente ce le ha le gambe? Sì, ce le ha. Gli manca un femore. Ah, cazzo. Però vediamo che dice. Collegiamo, Mark. Sì, te la voglio far. Zitto, Marri, ti voglio mettere. Ok. Sì, ci manca il coso del cane lì. Un femore, è quello del Sì. cane. Vedi, sai cosa? Il pollo forse? No, però mi dici che il pollo. Ma il pollo non è. Abbiamo 69 monetine. Pollo di gomma e grande spada pirata dobbiamo prendere comunque in generale. Sta qua la spada, sempre qua, però dice che non è in vendita. Dice preordina, tipo, una roba strana No, lì. dice. Quest'articolo non è in vendita qua. E qua sta il pollo, stessa cosa, non è in vendita. Non ce lo fa neanche rubare. Ok, ora però è esaurito. E quindi? Secondo me ci servirà in un'altra missione quello. Adesso Ah. dobbiamo capire cosa possiamo prendere. Ah, possiamo prendere il pupazzetto della scimmia a tre teste. Dici? Eh sì, è l'unico altro oggetto che possiamo comprare. Quanto abbiamo adesso? 60, ne abbiamo 69. Si Beh, ci prende. può stare. Secondo me come giocattolo per il cane. Guarda che Togliamo, togliamo. carina, guarda che carina. Quella la vorrei anch'io. Si mette teste. Vediamo. Ecco Cane. qua. Sì, scambia. Sì? Gli piace? Gli piace, guarda come gli piace. Quanto è contento. Nice. Fa pure rumore. Ma non dà niente. È fermo. Oh no. Fermo e scoperto. Ok, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo troppo bravi. Stiamo spaccando Monkey Island. Ci sei? Sì, ok. Attimo le Cosa? Guardavo un secondo gli altri due oggetti che sono cioè sono in mostra. E boh. Sei a posto? Forza, Marri! Da quanto tempo è che non avevi un corpo, Marri? My new reign of demonic terror can take Ah, hold. It's been a while since I had limbs to worry about. All right, here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. let's go. Andiamo! Guarda quel Dai, braccio, muoviti! il braccio sinistro che era quello che stava dentro la cella, Follow tipo, my tutto footsteps. marcito. Imitazione di che? Deve essere il collega di quell'altro, Dai, su, no? su, Madonna, sgambetta un po' Marri, ci più mette con 10 anni, Marri, cammina, più guardatelo. celerità, per favore. Alla faccia del che l'ubriaca sono io, voilà. Guardalo qua. Perché hai scritto oi? Pensavo che lo dicesse, invece no, l'ha scritto soltanto. Yar, one of the governor's guards, I be adoring the legend of Monkey Island so much and. Sta preparando il personaggio. Sì. Forza, Marri! Questo Dai. è lento. Dai, su, via fai. About does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs, no exceptions. Yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? You sound weird. It's allergies.
You know, from the poodles. But oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. C'hanno ragione. Ciao, simpaticone. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. Okay. Revenge shall soon be mine. Vediamo cosa ci dice un attimo. Ah, perché c'è una cosa nuova? Il libro. No, niente. C'è altro. Non direi. No, non c'è nient'altro. Ehi, cioè no, è che era stato aggiornato qualcosa, no? Boh, vabbè. No, era un checkpoint. Ah, non avevo mica capito io. C'è stato il checkpoint. Barili di cibo. Si pronunciano mazzate. Ci guardiamo un attimo. Tu ce l'hai il cibo? Sì. A posto. Allora direi di entrare. Caso, hai visto in giro una cosa delle munizioni? No, zero. Toc toc! E che è successo qua? Don't you see? You're the only treasure I need, Plunder Bunny. I'm here to rescue you. My hero. Oh, you're the greatest pirate. Bravo, the Preda, the Preda. Sì, assolutamente. Siamo in una casa di un tizio ricco. Le catapecchia, guarda come ha ridotto sta casa. Mamma mia, veramente un po' di manutenzione. Ok, andiamo nella stanza. Sto bussando. Arriva. Ah, guarda, si vede. Andate via, per favore, ha detto. È ubriaco? Sta giocando con le bamboline, ma lo vedi? Ma infatti l'avevo visto prima. Guarda, sta con la bambolina sua e della moglie. È morta la moglie? No, ma penso che si sia persa. Toc toc, visita a domicilio. Mi è impazzito, palese comunque, eh. Sì, guarda, rispondi alla porta. Look, Lutikins, we have company. They must want to hear all about your courageous deeds. Oh, but honey pumpkin, I'm busy with my memoirs. È andato bello, proprio. Intanto depredo. Sì, sì, depreda, depreda. Welcome to the official Legend of Monkey Island meet and greet event. Your once in a lifetime chance to hear all the seafaring adventures of the mighty pirate Guybrush Threepwood. Straight from the legend himself. No food or drink permitted during the event. Please keep your hands and feet inside the mansion at all times. The Dry Island authorities are not responsible for loss of property, injury, or death incurred during the presentation. The legend begins right here on Melee Island. Ma è partito con... Sta spiegando la storia, sì. My natural talents. And so did Governor Marley. Who was instantly swept off her feet. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. Ghost pirate like Chuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious... Un bambino? Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, why can't I remember? And what was with that weird fog? Did I? Once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Thanks for stopping by. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. We have gifts. Ok, lui non si ricorda cosa è successo dopo Monkey Island 1, praticamente.
Ma quindi io non ho capito, ma lui non era davvero lui, no? Non avevi detto che era un bambino, tipo? No, no, è lui, il bambino è il figlio. Ah. Ed è Boy Brush, lui è Guy Brush, il protagonista, però solitamente non c'ha la barba. Non c'ha tutta sta barba e cosa. Si è addormentato. Allora. Abbiamo rubato il rubabile. Ah, brava, stai già... Brava, brava. Ruba tutto. Apri alle tende. Così. Tanto per... Ok. Che altro c'è da esplorare? Ah, 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 le lenzuola. Scimmie! Ah, ci serviva una scimmia. Ci serviva una scimmia. Secondo me sì. C'è una lettera e una chiave. Libro di missione aggiornata. La chiave è per questo forziere. Mighty Pirate Chest. Vediamo cosa c'è apri, dentro. Apri, apri. Ah, il chinotto. Guarda qui fuori. Guarda, c'è la lama di LeChuck. Hai preso un chinotto? Sì. Che me faccio del chinotto io? Il chinotto serve per sconfiggere i pirati fantasma. Ok. Te l'ha raccontato pure Guybrush. Col chinotto sconfiggi i fantasmi. E mi sa che dobbiamo uscire fuori? Usciamo fuori. A sconfiggere... i fantasmi, ecco. LeChuck. Questo è LeChuck. Quando me lo fa fare più. Greenwood always was pathetically easy to manipulate. One side convinced him he was a mighty pirate hero. His raging ego made all this possible. È stato tutto ciò quello che succede, però va bene. The legend of Monkey Island. He'll never want to leave this place. And it's all thanks to... Ah, è tutta una messa in scena di LeChuck. L'ha convinto praticamente. Che è lui la leggenda di Monkey Island. Capito. Che ci fa? Non era il vero grande pirata. Era LeChuck che sta imbrogliando tutti praticamente, perché vuole il mare, vuole il Sea of Thieves. Beh, bravo però. È potentissimo LeChuck. So you see, I really can't let you stand in my way. Fortunately, my discorso da super malvagio. I'm sure they'll take good care of you while I set. Risparmia, risparmia, che tanto in questo momento è paralizzamente che non gli possiamo fare nulla. Scomparso. Secondo me c'è la fight adesso. Eccole qua. Let's go. Quindi? Vai, vai, che scoppio. Sì, esplodono. Quella. Vai, vai, che ne arrivano altri. Madonna, buonanotte, pizza. Grazie di essere stato qui. Pizza. Un bacione, a domani! Ragazzi, domani vi ricordo che c'è la maratona! Ok. Giuro, sono veramente colpita da tutto ciò. E quindi? Sono finiti? Non penso. Forse dobbiamo andare in città, però. Sì, forse sì, sai. Ma sotto noi non ci siamo andati. Di qua. Di qua? Drag, di qua, di qua. Ah, ok.
Domani sera carichi, domani si dorme tutto il pomeriggio per arrivare carichi la sera. Preferisco io lavorare, domani dormo. Valido. Ma io sto mezzo morto, fai mangiare una cosa. Fammi mangiare una melagrana. Anch'io ho una melagrana. E Quindi dove vieni. andiamo? Proseguiamo, immagino. Sì, proseguiamo. Penso che dobbiamo ritornare alla nostra nave, tipo. Ah, dici? Sì. Facciamo magari il giro qua dietro, sono curioso, non lo so, magari. Qui? Trovato qualcosa? Ok, No. qui qua mi stavano attaccando. Onesto. Andiamo, andiamo. E là. Oi, 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 oi. Aspetta. La musichetta del Che? godo. E infatti. Vai. Ok. Andiamo. Possiamo prendere sta roba? Ah, no, è Non c'è più niente, sparita, se è vedi? scappato. Vedi? C'avevamo pure i soldi adesso, maledetto. Faccia da culo. Dobbiamo prendere il libricino, dobbiamo prendere. Ah, è tutto chiuso? È tutto chiuso? Loro Sì. sono ancora lì dentro fare party hard, va bene. Proviamo ad andare dalla sentinella. Che comunque lui stava là aspettando la Ah, nave. Ed è arrivata la va nave. bene. Magari. O dobbiamo Va tornare da bene, va bene. Guybrush, non lo so. Vabbè, ma proviamo. Niente, abbiamo mollato lì dietro Guybrush. Sì, che a dormire. Effettivamente. Ok. Beh, dopo ci lanciamo, fa prima. No, no, Ta no. fai tutto il giro. Io mi lancio malissimo. Ma cioè ci muori secco, lo sai, vero? ma ti fa partire comunque dalla nave, quindi si gode. Dici? Sì. Invece di farti tutto il giro. Vediamo, vediamo, adesso vediamo. Oi. Sarà fermato. Ci siamo. Quasi. Madonna, non mi ricordavo così lungo prima. Sì, vero? Sembra eterno Mamma adesso. mia. Mamma mia, Oh, ci davvero. siamo. Ok, adesso ci siamo. Io so casca. Che Amico. par. Don't sneak up on me like you were. A ship, you say? Ooh, this could be No, mi sa che non è serious. servito un cazzo. Figlia. Tutta sta strada, dici? Sì. Sto No per sign of lanciare, anything figlia. yet. Vai, vengo con te. Let's go! No, mi ha fatto ripartire qua sopra. Devo morirci proprio, aspetta. Ci sei? Ok, andiamo di così. Let's go! Ecco fatto, offri l'anima al traghettatore. E si va. Ma qui si solca, salve Salvino, ciao Raged, qui si solca Ciao. fortissimo, con mia figlia Porco Dio. Rox. Come stai, bello? Ok. Adesso siamo qui e quindi? E adesso andiamo da Guybrush, che dobbiamo fare? Qua non ci fa entrare nessuna parte, quindi immagino che Guybrush sia la fine della Ah, situazione. probabile. Probabile. Ci sei? Ok. Sì, ah, arrivo. Stiamo ancora con la tenuta da cuoco, no? O sì? Boh. Mi vedi con la tenuta da cuoco addosso? Tu no, io? No, tu no. Ok, a posto. Cioè, tolta da Perfetto, solo. allora sì, mi sa che. Sì, perché sei di nuovo con quel vestito di prima verde acqua, quindi. Vestito dei ghiacci, sono Elsa. Esatto. Top. Lady Gon, Lady Gon. Andiamo a rubarci altro chinotto? Mangiato un paninozzo, azz, che paninozzo hai mangiato? Allora. Oi!
Questo se la dorme, si è duplicata la statuetta che c'è vicino, guarda. Ah? Se c'è È due vero, si è statuette. duplicata? Perché si è duplicata? Non lo so, penso che sia un bughissimo. Ma quindi Ah, come sta completa? svegliando, sta svegliando. Non è vero. Ma sul libro c'è scritto qualcosa di nuovo? Non lo so. Spariamo il chinotto addosso? No, Buongiorno, svegliati. non gradisce. No, non c'era. Ma allora, scusami un secondo, eh. Che dobbiamo fare? Allora. Sta piccante, però non è piccante, è Ah, buono. ok. A chiunque legga questo messaggio, se stai leggendo vuol dire che hai visto Guybrush. Perdonalo, è fuori di sé, non riesco a farlo ragionare. Questo posto sembra Mili Island, ma pare sia stato distorto. E penso di sapere di chi è la colpa. Ho provato ad andare al negozio Voodoo, ma le guardie non mi hanno permesso di entrare. Quindi non ho scelta, lasciami lì in cerca di risposte. Se sei qui per portare aiuto, trovo un modo per parlare con Corina. Non so chi sia, alla casa internazionale di Mojo. Sì, Mojo Dojo? Va bene. Ho Mojo, Mojo. lasciato delle bottiglie speciali per aiutarti, Elaine. Va bene. Quindi queste probabilmente dobbiamo usarle su qualcun altro. Eh no, penso che era per liberare la zona, adesso possiamo andare al negozio Voodoo. Quindi andiamo, il negozio Voodoo sta nella piazza principale. Stata Kaisa, secondo me, mi sembra giusto. Kaisa, cosa? E sai. Ma ciao, Sinist! Come stai, bello? Com'è andata la serata? Ma tipo, dov'è il negozio? Sta qui il negozio Voodoo, infatti è aperto pure. Ah. Cucù, fateci entrare. Eccolo. Tanto prima guardiamo in giro, tipo. Non ci fa prendere niente, mi sa. Non c'è niente che possiamo rubare? Nope. Che scam. Ah, dobbiamo mettere la bottiglia di chinotto qua dentro. Ti ho detto che ci serviva di nuovo. Sì. Per questo ce n'erano quattro. Ehi, la signora, buongiorno. Thanks to you, the Questa è la Chocolatier is leggenda. gone, and La Voodoo leggenda. has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last. We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business here on Mele Island. When you are ready to depart, return to me here. I shall be Ok. waiting. Quindi questo è per dire, se vuoi pigliarti le ultime cose, pigliale. Mi sa. Quanti soldi abbiamo? E infatti lui è tornato. Vabbè, ne abbiamo tipo 200. No, ce ne manca uno per i 200 per prendere il Ce ne manca uno libro. per i 200? Questo è No. riservate? Quest'articolo è Riservato, riservato. riservato. Vabbè, non puoi permettertelo. No, una moneta. Dove la prendiamo una Per una moneta? moneta, e dove la pigliamo? Esatto, dove la pigliamo una moneta? Faccia il cazzo, Mambo. prendiamo una moneta. Chissà, chissà dove cazzo ci siamo persi la moneta singola. No, Dai. ya, una moneta. C'erano 5, dai, Sì, una esatto. moneta, è proprio lo sfregio. Da, ma dov'è sta moneta Potrebbe essere singola? su un qualsiasi cazzo di coso. Davvero, potrebbe essere abbastanza ovunque, onestamente. Che scocciatura. Certo, Certo, ce ne possiamo anche andare a fanculo, come ha detto la tizia, però per l'amor di Dio, però. è una moneta. Che fai, non la cerchi? Era carina, vedercelo, no? Io sto cercando, non so te. Anch'io sto guardando un attimo in giro, però. Non lo so. Non so se c'ha il Uff. Guybrush nel culo la moneta, non lo so, io sto cercando ovunque. Boh, chissà dove cazzo sarà sta cazzo di moneta. Su uno Ah. dei Che tavoli forse, visto sui tavoli? tavoli? Al coso, alla baracca, Ma abbiamo già abbastanza.
guardato tutto, mi sembra, però vabbè, torno a guardare. Non lo so, perché è davvero una moneta, sai, potrebbe stare su un tavolo che per sbaglio non l'hai presa mentre saccheggiavi. Può essere. Che È qui da Guybrush non mi possibilissimo. sembra. Boh. Tipo qua abbiamo guardato abbastanza, forse abbiamo guardato poco in sta zona qua. Secondo me. Qua? Qua niente, hai già Quale guardato. zona stai guardando? Ai lati del bar, tipo. Sì, è il DLC di Monkey Island, esatto. È proprio quello. È Questa qua è la proprio prima lui. storia del DLC di Monkey Island. Molto Cioè, che sono stati simpatico. anche bravi, per l'amor di Dio, però. Uffa. Se stai bravissimi, cioè, soltanto una moneta, capito? Cioè. Mannaggia loro. Non lo so, magari sta sotto la panca della chiesa. Eccola! Davvero stavo sulla panca Dov'era? della chiesa. La panca? La panca della chiesa, sì. Godo, che bravo che sei. Diamoci Top. quel diario. Acquista. Nice, la storia concisa di Billy Island. Oh, vai, vai. Origini. Insieme ai suoi insediamenti gemelli sulle isole Booty e Plunder, Millie Island costituisce una delle pietre miliari dell'area delle tre isole, fondata dalla prospera famiglia Marley. Gran parte della prosperità dell'isola è dovuta al turismo, alimentato dalla presenza della dimora della famiglia Marley sulla costa. Questa lussuosa tenuta è stata a lungo il quartier generale da cui la stirpe dei Marley ha governato la regione. Geografia locale, gran parte della bellezza naturale dell'isola può essere attribuita alla sua alta vetta centrale e alla Grande Baia. La piccola Hook Island, di dimensioni talmente ridotte da essere considerata poco più di un patrimonio, si trova appena al largo della costa. Ubicato in una fiorente città portuale, lo Scambar è considerato l'edificio più popolare e prestigioso di Mili, nonché un punto di ritrovo molto frequentato dai poco di buono di passaggio. La maggior parte dell'isola rimane coperta da una fitta foresta naturale e proprio in queste zone isolate molti mercenari in pensione hanno messo radici. Usanze dell'isola. La proliferazione dei pirati portò presto alla nascita di una sorta di consiglio che presiedeva, non so leggere, gli affari marittimi unitamente al governatore. Come iniziazione alla pirateria, questi capi dei pirati imponevano tre prove, con abiti raffinati destinati ai pochi fortunati che le avessero superate. Consapevoli della minaccia rappresentata all'oro maledetto, i Marley istituirono un'economia basata sui pezzi da 8 d'argento, che rimane tuttora la valuta preferita di tutta l'area delle tre isole. Il duello di insulti è un passatempo comune nella zona Tu ridi perché non padroneggiata conosci. Tu ridi perché non conosci, ma c'è il duello di insulti. Praticamente c'è Che figata. Guybrush con Elaine che si affrontano praticamente un insulto alla volta. Tu devi rispondere bene Tipo all'insulto. le dissing rap battle. Sì, esatto. Tu devi Amo. dissarlo, devi dissare con la risposta giusta per praticamente andare avanti con la battaglia. Meraviglioso. È spettacolare. Che ricordi, sì, E bellissimo. padroneggiare le sue complessità è essenziale per intraprendere le tre prove. Un cambio di leader. Dopo la scomparsa del governatore Orazio Marley, la nipote Elaine ne assunse il titolo, E lei rimanendo è in la carica per moglie diversi di decenni. Guybrush. Ah, vedi che si è sposato l'ereditiera. Dopo diversi spiacevoli incontri con aspiranti pretendenti, Marley reclutò uno sceriffo. Su suo ordine, una sentinella fu incaricata di tenere d'occhio i noti piantagrane. La sicurezza della villa fu rafforzata con l'acquisizione di alcuni feroci barboncini piragna, la cui ostilità era sufficiente a tenere a bada tutti i visitatori, tranne quelli più coraggiosi. Poiché questi segugi erano sensibili agli effetti soporiferi della flora locale, raccogliere i fiori dalla foresta divenne un reato penale. E poi c'è immagino, la faccia di Di Guybrush, Guybrush, sì, è dell'agente of proprio lui. Monkey Island, la casa della famiglia Marley con la foto da tenuta, la governatrice Lane, pirata fantasma LeChuck. Le Una Chuck. giornata storica. LeChuck, LeChuck, sì. La storia di Millie Island semplicemente non può essere raccontata senza parlare delle gesta eroiche del suo attuale Ciao, governatore. Larchino! Ciao, Lark! Oh, sto urlando, scusate, non devo urlare tantissimo a sta ora, è un po' tardi.
Sono in ritardo, ma sono qui. Non ti preoccupare, stiamo leggendo. Io sto scoprendo di Monkey La Island. lore, la lore. La lore, la lorissima. Loreggiamenti. Semplicemente non può essere raccontata senza parlare delle gesta eroiche del suo attuale governatore. Guybrush Threepwood, conosciuto in lungo e largo come la leggenda di Monkey Island, è attualmente in carica ed è di ispirazione per i pirati di tutto il mondo. La prosperità di Millie, infatti, fu sancita il giorno in cui Guybrush Threepwood rese nota tutta la sua imponente a tutti la sua imponente presenza. Suona malissimo, posso dire. Suona veramente malissimo, Ha fatto ragazzi. sentire la presenza, ha fatto sentire. Ma lei... Nemi, grazie Ciao per il Nemi, grazie raid! del ride, benvenuti. Quello doveva essere un cuore, non si vedeva molto bene perché era un po' tagliato. Benvenuti, come va? Stiamo leggendo la mega lore di Monkey Island mentre stiamo giocando a Sea of Thieves. E basta. Basta. In realtà principalmente questo. Benvenuti, Ori, sono Rox, ori. lui è il mio padre di lore, il capitano Salve, salve. Drakshan. Benvenuti a Siamo, bordo. come ogni mercoledì, oggi in realtà è giovedì, ma di solito è mercoledì sera, giocando a Sea of Thieves in co-op. Ma in realtà qua è uno Andate... spazio, siamo uno spazio-tempo e quindi Esatto, praticamente oggi è spazio-tempo, mercoledì. quindi... Esatto, in realtà oggi è mercoledì. Buon San Valentino. Buon San Valentino a E... tutti. Buon San Valentino, Questo buon è inizio amore mese. padre-figlia oggi. Esatto. Amore padre-figlio, amore familiare, no? Posso avere uno shoutoutino a Nemi? Cosa stavate combinando voi? Intanto io bevo, perché io sto leggendo, ma non sto bevendo. Bevi, bevi. Sto morendo. Bevo anch'io per te. Alla salute. Su LOL della gente Coraggiosa. coraggiosa, della gente carica, aggressiva. Menavate gente, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Sta. Io comunque sono Rox, di solito faccio giochini un po' più chill. No, però leggo Valorant, ha scritto. Ah, ok. È il suo che è il Valorant. suo ha detto League of Legends. Il suo ha Strano. mentito allora. Ha O mentivate mentito. voi? Chi mente Random, no? qui? Chi mente? Ho messo LOL giusto alla fine per spacchettamento del negozio. Ah, ok. Quindi sei stata una persona estremamente corretta. Hai proprio cambiato il tag alla fine fine. Bravissimi, bravissimi. E niente, così facciamo. Domani. Cosa fai domani tu, Drac? E domani Domani, c'è la signor Drac. maratona, c'è domani c'è la Domani, maratona. signor Drac, alle 23 inizia la maratona di compleanno. Alla mezzanotte gli si fa gli auguri, perché il suo compleanno è il 17 e non si fanno mai gli auguri in anticipo. Mi raccomando, signori, Esatto. porta sfortuna. Mi raccomando, domani Quindi, alle 23, domani ragazzi. alle 23, maratonissima dal Drac. E si Non urlare, sì, gode. sto urlando, raga, quelli di sotto mi ammazzano. Yay! Maratona dal Drac! Domani da me pomeriggio si farà alle 2:30 e Saturni o forse Scammo e continuiamo Dragon Age 2. È una possibilità, non lo nego. Forse scambio. Non lo nego. Nemi, grazie mille per il follow. Miki, mi fai uno shoutout a Nemi? Così andiamo a seguire. Già ci rubano i pacchi, sti stronzi, Madonna, davvero. I miei pacchi. Grazie mille. La copertina termica per i gattini hanno rubato. Dannati. Come osano prendere le cose dei gattini? Sì, capito, cioè, grazie del follow, Ammone! Grazie Sta Amone, piacendo grazie per il Draghissimo follow. 2? Bellissimo, Draghissimo 2 è bravissimo. veramente bello. Draghissimo 2. Ecco, andiamo a seguire Nemi, ragazzi. Mettiamo questo Seguite tutti i Nemi. cuoricino fondamentale. Finisco, scusate, di leggere, Vedi, così vedi. magari poi ci avviamo a chiusura anche noi, effettivamente. Allora, grazie alle sue leggiadre abilità di combattimento, il suo ingegno acuto e il coraggio naturale, Threepwood superò rapidamente le tre prove, conquistando nel frattempo il cuore e la mente degli abitanti di Milì. Cuorone entrambi. Io di solito faccio quelli così, però. Cuorissimi, cuori Un coreani. attacco vendicativo. Infuriato per la scalata alla celebrità di Threepwood, il famigerato pirata fantasma LeChuck tornò a Milì Island, dove rapì il governatore Marley. Un'aggressione senza motivo apparente. Sebbene i pirati chiedessero a gran voce di unirsi alla sua ciurma, Guybrush partì coraggiosamente da solo su un potente galeone per salvare la sua amata Elaine. Sti cazzi. Threepwood, Ma vabbè, insomma. se te la racconta bene, è bellissima la storia. Vediamo un attimo, se no te la racconto io come è andata davvero. Sì, adesso se no la scopro così leggendo. Threepwood navigò verso la leggiadra Monkey... Leggiadra, leggendaria. Leggiadra Monkey Island. Leggendaria Monkey Island. Ci E sono si le avventurò scimmiette nelle col sue... tuntun.
E si avventerò nelle sue profondità Buonanotte, sotterranee, Nemi. dove... Un bacione. Notte, Nemi! Grazie Grazie ancora ancora per il del ride. raidino. Ci si becca in giro su questo mondo fantastico che si chiama Twitch. Buonanotte. Qua stiamo. Grazie. Dove nascosti si trovavano le ciacche e la sua ciurma? Ciao, Michael! Ho urlato troppo! Scusate! Temendo la sua inevitabile sconfitta, LeChuck fuggì di nuovo a Mealy Island, dove fu messo alle strette e sconfitto da Guybrush in una sportiva scazzottata. Giusto. Nuovi orizzonti. Sebbene la sua reputazione di leggenda di Monkey Island fosse consolidata e la sua posizione di governatore di Mealy assicurata da un'elezione schiacciante, lo spirito d'avventura presto richiamò Guybrush. Promise di tornare con il mitico tesoro di Big Whoop. Una missione che sconvolgeva gran parte della regione del Tre Isole. Sti cazzi. Le imprese eroiche di Threepwood furono ancora una volta ostacolate dalle Chakr, suscitato come zombie dal suo fedele primo ufficiale. Ah, quindi proprio l'ha ammazzato con la scazzottata sportiva, l'ha Sì. scopato. Ma non ci ha dato molto leggero l'amico, Perché c'è sempre il fatto della cola lì, la cola che fa esplodere, eh. Anche gli esseri umani fa no? esplodere la No, le cola? Chak è un fantasma. Ma adesso mi dice che... Ah no, prima erano un fantasma, poi erano zombie? Adesso è diventato uno zombie perché è stato Sì? Che resuscitato. casino. Grazie alla sua prontezza e alla sua astuzia senza pari, Guybrush ne uscì trionfante ancora una volta, anche se lo scontro lo aveva separato dalla sua amata Elaine. Un matrimonio perfetto. Naturalmente Guybrush non perse tempo, trovò Elaine e le chiese di sposarlo con un anello di diamanti ottenuto da una banda di sinistri contrabbandieri. Cioè, neanche a spendere i soldi proprio per questo matrimonio, proprio... Poraccio. I due infine si sposarono, anche se Guybrush scelse nobilmente di posticipare la luna di miele così da poter continuare a svolgere speditamente i propri doveri civici a Mealy. Nessuno può negare che sotto la supervisione del governatore Guybrush e delle sue fedeli guardie Mealy Island sia entrata nella sua epoca d'oro. Quante volte continua a ripetere la parola Guybrush? Tante Il volte. futuro dell'area delle tre isole è davvero promettente ed è tutto grazie alla leggenda di Monkey Island, il pirata più potente della storia. Non è quella leggenda, ovviamente. La storia concisa di Monkey Island è che te devo dire in arrivo, data di pubblicazione ogni volta che l'autore viene salvato. Fine. Ah, Abbiamo ok. finito di leggere. Andiamo. Ehi, questo è Ah, però il mio libro. te lo lascio a terra? Vabbè, Me lo devo mettere... ce lo portiamo a casa, che dobbiamo fare. Infatti, aspetta, cosa dobbiamo fare qua? Abbiamo finito la storia? Sì, Ah, dobbiamo dobbiamo parlare con la andare. tizia. Sì, Dobbiamo. Hai preso tu il mio libro? Sì, l'hai preso tu. ce l'ho io. Andiamo dalla signora. Signora, io mi posso prendere il coso di Pepsi? Dico Scirocco. Scirocco, sì, buongiorno. Possiamo tornare a casa. Pinotto. Grazie. Birretta, esatto. Come va, Michael? Oh no. Fermiamo coso. Per forza. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But if Meno male, they ero così preoccupata per lui, povero. can't, there are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan. And when the time is right, I sense they will seek your help once more. Ok. Ma sta signora chi è? Questa qua è Corina, la tizia voodoo che ti ho detto. Hai mai visto la principessa Ranocchio? Sì, Non sembra la la vecchia della vecchia principessa voodoo, Ranocchio? sì, ci sta, ci sta. È uguale. Si Ecco, sentiva effettivamente è molto quello l'effetto. la tua impazienza, giusto? Giusto così. Abbiamo finito, oh, storia completata. Che bravi che siamo stati, posso dire? Potentissimi. Potentissimi e ci buttiamo nel calderone. Ah, ci buttiamo nel calderone? No, mi sono buttato io nel calderone, ma Ah adesso no, Corina niente, ci porta a ci casa tra lei. poco sposta e basta, esatto. Fa tutto lei.
Ah, niente, siamo in cantina, cioè non è una Oh, cantina. ci ha dato le statuette. Dove? E non lo so, è uscito scritto statuette ricevute. E anche l'uniforme da cuoco ci ha dato. Sì, ci ha lasciato. Che cosa carina che ci abbia lasciato tutto. E anche il libro è qua sopra. No, questo qua è il libro della missione, mi sembra. Che Ah, hai ragione, probabilmente. Aio, cazzo, ma cosa fai? è successo? C'è il gatto che mi ha fatto Ha un attaccato? assalto. Mi ha fatto proprio un assalto ai piedi. Mi sono piatto. Mi sono cacata. No, guarda i piedi. Mannaggia, mannaggia. Mamma mia, che colpo! Allora, ragazzi, mentre la nave naviga così finché arriva lì, io direi di iniziare a fare il radino. Giustamente, ora esatto, mi guarda fiera, dov'è? La stronza. Va bene, va bene, va bene. Allora, Ulla. chi radiamo stasera? Chi raidiamo in codesta serata Serata pirata. sbrilluccicante? Allora, Serata serata seratissima. pirata, ce ne possiamo andare da qualcuno che non siamo andati? Chi Qualcuno c'è? che non sia. Tipo. Che non siamo andati mai, che non siamo andati recentemente. Che non siamo andati mai, volendo, sarebbe Allora io non so l'ideale. dirti. Non mi sai dire proprio? No, è tutta gente da cui siamo già andati. Andiamo dal taxo? Chiunque esso sia. Taxo? Non so se sta staccando, Droppami il nome. però. Andiamo dal taxo, dai. Notte, Andiamo dal taxo. notte, notte. Sì, droppato il nome. Aspetta, un attimo che qua è tutto difficile in questa vita. Mi piace un sacco questo nome Allora, come è scritto con le maiuscole e le minuscole, non so perché, mi piace esteticamente. ride. Ci sta, ci sta. Andiamo. Allora, andiamo dal Taxo, che lui, se non mi sbaglio, fa cose 3D, fa animazioni, cose, artista, fa Figo, robe. figo, figo, E ci vediamo, ragazzi, domani, il pomeriggio, con Rox, che farà un qualcosa che gli verrà in mente, domani, sì, raga, o i probabilmente. Saturni o Dragon Age, o probabilmente entrambi, raga, ce la racconti fatti, probabilmente entrambi. E con me, invece, domani alle 23, ragazzi, per la maratona di compleanno. Vi aspetto. Grazie della serata, Bacioni a grazie ancora tutti. Nate, sei Bello già che il andata? gioco si è spento da me. Non so a te, ma Sì, il si è gioco si è spento. spento. Ha scelto lui di esplodere. È esploso proprio. Infatti mi dice che hai lasciato la ciurma. Perfetto. Ottima conclusione. Ottimo, be bellissimo, mi sembra giusto così, devo dire. Buonanotte, ragazzi. Grazie per essere stati qui. Un Notte, bacione giovani. a tutti quanti. Ciao. Raidino.